Ciao e bentrovati a Pionieri. Sono contento di annunciare questo nuovo episodio dopo una breve pausa, soprattutto perché l'ospite di oggi, Enrico Battistello, è un agricoltore molto molto competente, di grande esperienza, ma anche una persona strepitosa dal punto di vista dell'energia, della generosità, della costruttività, dell'ottimismo e condivide da anni le sue esperienze, i suoi consigli con uno stile, con un'attitudine, con un'energia appunto che ammiro molto. E sono convinto che la conversazione che abbiamo fatto insieme e che ascolterete fra un attimo sarà altrettanto divertente per voi quanto l'è stata per me. È una conversazione molto lunga nella quale tocchiamo un sacco di temi interessanti, dalla concimazione fogliare alla preparazione dei letti, al no-till versus till. Poi parliamo anche di batate, di alcune colture particolari, di semi, di attivismo, davvero tantissimi temi importanti soprattutto in questo momento storico, ma per tutti noi che abbiamo un orto e lavoriamo nell'orto. E vi ricordo che per sostenere il podcast potete condividere questo episodio sui social, potete iscrivervi al canale YouTube, se volete supportarci economicamente c'è l'opzione di iscriversi a Patreon, patreon.com/ortoforesta. Vi ricordo anche, se state ascoltando questo episodio, che c'è una versione video su YouTube che potete vedere, nella quale condividiamo delle foto durante la nostra conversazione. Vi lascio adesso alla mia chiacchierata con Enrico Battistello. Quindi, se mi dicevi che ha piovuto tanto da voi, però mi hai anche accennato prima che si stava presentando qualche malattia fungina, ma sei riuscito a prenderla in tempo? Sì, 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 sembra di sì, per ora sì. Ecco, ma tipo sui pomodori, sulle solanacee? Zucchine, pomodori, anche su patate. Sì, si stava iniziando un po' di peronospora, poi siccome abbiamo dovuto, diciamo, posticipare il trapianto delle zucchine per il discorso temperature, comunque è stata una primavera che la temperatura è rimasta bassa, le minime erano basse per un bel po' di tempo, e quindi abbiamo dovuto posticipare un trapianto, che le prime piantine le prendiamo da un vivaio, e quindi tenendole di più in vivaio chiaramente ce le ha date, già che non erano in ottime condizioni, e ci avevamo già Ovidio in partenza dal vivaio, e quindi ecco, abbiamo dovuto subito starci dietro. Però no, le zucchine sono quelle che ti mando prima in foto e sono belle. Abbiamo fatto queste concimazioni fogliari, e i trattamenti sono fogliari anche proprio per rinforzare le foglie, la pianta, e funzionano, sì. Poi ne parliamo allora in dettaglio? Sì, volentieri. Allora, ti ringrazio innanzitutto, fammi fare un'introduzione formale. Ti ringrazio di aver accettato di partecipare a questa conversazione. E, niente, ti volevo chiedere di introdurti un po' per chi non ti conosce, poi continuiamo a conversare amabilmente, sì, come se non ci fosse nessuno che ci ascolta. Certo. Beh, anche io ti ringrazio, Dario, perché comunque mi sono ascoltato anche tutti i tuoi podcast ed sono sempre fonte di ispirazione anche per quante le persone che hai invitato, oltre ad essere magari persone conosciute, amici, sì, si scopre sempre un sacco di cose, ed è poi appunto lavorando in campagna, ascoltando i podcast, è anche una forma di, seppur magari in un momento di solitudine, no? Sei lì che fai formazione, comunque, sei lì che impari, che ti confronti magari non direttamente, ma tra te stesso e la persona intervistata, ma poi anche i tuoi commenti, comunque anche le tue domande sono sempre super azzeccate, quindi bello, bello. Quindi grazie a te, Dario, è un piacere essere qua con te. E un'introduzione informale, che dire? Beh, io sono Enrico, vengo da l'Alto Vicentino, un piccolo paesino dell'Alto Vicentino, un paesino di 3.000 abitanti, più 3.000 abitanti, quindi proprio piccolino. C'ho bei ricordi, ecco, dell'infanzia e di una dimensione molto rurale, molto agricola, e quindi viene un po' anche tutto da lì questa ricerca, questo percorso che poi sto facendo nella mia vita, no? di tornare alla ruralità che ho vissuto da piccolo. Mio nonno era agricoltore, diciamo, hobbistico, anche se prima era, diciamo, un po' più... Il paesino dove sono originario è tipico di un tipo di cipolla, ecco. E quindi facevano, mi raccontava mia nonna e mio nonno, che facevano i mazzetti di cipolle
la strappo per poi andare a vendere al mercato. E quindi, siccome c'è un microclima abbastanza particolare, è appena in pianura prima delle colline, quindi una buona esposizione, un microclima interessante per avere magari le cipolle da strappo da trapiantare per poi fare cipollotti o cipolle da conserva, insomma, da mettere in magazzino. Riusciamo ad averle tipo 15-20 giorni prima rispetto ad altre zone, quindi si è diversificata questo paesino, insomma, proprio per essere conosciuto per essere orticoltori, insomma, e questo tipo di cipolla, che è la cipolla di Centrale. Ecco, il paesino si chiama Centrale, è una frazione di Zuliano che è in provincia di Vicenza. E da strappo cosa intendi quando dici da strappo, scusami? Da strappo praticamente sono piantine che andavano seminate direttamente nel terreno e poi tolte a radice nuda e poi vendute appunto a mazzetti da 50, 100 piantine che poi andavano essere trapiantate a farla la piantina classica di cipolla, insomma, per raccolta estiva. Capito. Ecco, e quindi mio nonno si è dedicato anche a questo, come la maggior parte delle famiglie di quel tempo, ma poi immagino come la maggior parte dei nostri nonni avevano una ruralità e una, come dire, una connessione con col paesaggio, con l'ambiente, con la natura, che era fenomenale. Ecco, mi ricordo con mio nonno andavamo nel bosco a raccogliere i funghi, andavamo di qua e di là, e sì, sicuramente è partito da lì. Questo, e poi chiaramente i miei hanno fatto altre scelte nella vita, però io nel momento in cui dovevo scegliere che scuola fare alle superiori, ho scelto un istituto di agraria, ecco, un IPSIA, un istituto professionale, quindi dai 14 ai 19 anni ho fatto questa formazione qua, che è stata non consapevolmente a suo tempo intrapresa per diventare magari un domani un lavoro, ma ecco, c'avevo questa voglia di comunque non stare nei banchi di scuola, sicuramente. Faccio un po' fatica a rinchiudermi in una stanza e star lì 8 ore, insomma, 5 ore la mattina. Ecco, e quindi era bello perché è una dimensione molto, molto interessante. C'era proprio l'azienda agricola all'interno dell'istituto di agraria, che è a Bassano del Grappa, Povo del Grappa. Quindi c'era un po' di tutto, c'era il vigneto, olivi, c'era un frutteto di frutti antichi, ortaggi, era molto agricola ma poco zootecnica, non c'era niente di zootecnia. E anche lì comunque è stata una bella introduzione, poi durante l'estate si facevano gli stage, si facevano varie attività appunto anche legate a fare un periodo di tirocinio, insomma, formativo. Ed è stata un po' per casualità che a suo tempo, tra la quarta e la quinta, aspetta, cosa ho fatto? Tra la quarta e la quinta superiore ho dovuto fare appunto, questi stage, insomma, e ho trovato una piccola realtà agricola proprio dietro casa, che stavano già da diversi anni implementando, da sempre, insomma, da quando sono partiti, l'agricoltura biologica. E stavano facendo anche una formazione su l'orto sinergico, la permacultura e così via. Quindi ecco, è stato il primo approccio all'agricoltura naturale, e l'ho avuto a 16 anni, ecco, 17 anni, che è stata una grande fortuna. E da lì, appunto, questo signore mi ha consigliato dei libri. Ho letto il primo libro di Masanobu Fukuoka, insomma, La rivoluzione di Filippaglia, come penso che molti di noi hanno letto. E lì è stato proprio un flash, è stato come dire, ma come siamo finiti qua? E ecco, quindi a fine anno ho presentato la tesina, insomma, su se c'è da fare, insomma, in quinta superiore. L'ho presentata proprio sull'orto sinergico, contestualizzata all'interno dell'agriturismo, perché comunque c'era anche tutto quanto una terza area, insomma, un approccio di mettere in correlazione quello che studi con qualcosa di applicato, no? Quindi io sto facendo la parte di agriturismo e quindi ho inserito questa cosa dell'orto sinergico di agriturismo, e è piaciuta ai professori. Alcuni mi guardavano un po' strano, tipo, ma questo cosa sta dicendo, no? Di non lavorare il terreno, di non utilizzare concimazioni, di non utilizzare pesticidi, cosa che appunto io mi sono diplomato nel 2006, mi sembra, 2007. Sì, diciamo che temi legati all'agricoltura naturale, al no dig, alla minima lavorazione, era molto
come dire, di nicchia, non è che se ne parlava così tanto come adesso. E quindi è stato un tema che a me è piaciuto molto affrontare, e mi ha aperto sicuramente le porte, e è stato anche interessante vedere appunto con i professori, per loro fosse una cosa innovativa, una cosa particolare. E, ecco, diciamo che dopo aver fatto la formazione di agraria ho lavorato 2 o 3 mesi in fabbrica ed è stato proprio quello che mi ha fatto svoltare e dire ok, no, no. La fabbrica non fa per me, stare all'interno di un capannone non è la mia vita. E da lì sono partito per un viaggio e è stato interessante questo viaggio perché sono partito con un amico e siamo andati in Spagna in un progetto che si chiama Sunseed Desert Technology ad Almeria, proprio quindi nella zona più di agricoltura più intensiva penso di tutto il mondo, e c'è questo progetto è nato come un progetto di riforestazione che poi si è sviluppato in un progetto di ricerca e innovazione in ambito diciamo di vita sostenibile, vita minore impatto ambientale e con diversi dipartimenti, diciamo dall'agricoltura biologica al dry land management, al bioconstruction, quindi costruzione con materiali naturali, tecnologie appropriate, un sacco di dipartimenti, di progetti, insomma. E provo a dire che ho trovato lì, appena sono arrivato, che era il coordinatore della parte orticola. Qualcuno che conosciamo entrambi? Sì. Matteo? Ho conosciuto Matteo Mazzola lì, che io avevo 19 anni, lui ne aveva 20, insomma. Ed è stato un flash bellissimo. Poi si viveva in comunità e quindi era molto... tutti quanti ragazzi giovani, ragazzi e ragazzi giovani, con un sacco di idee, un sacco di motivazione, poi in un posto bellissimo, appunto in mezzo al deserto, in questa valle proprio magica. Ecco, e quindi ho conosciuto Matteo, da lì insomma... E siamo sempre rimasti in contatto e buoni amici, e da lì insomma sicuramente è stata una figura, una persona che mi ha ispirato molto nella mia vita e mi ha dato tanto anche proprio come entusiasmo, come stimolo, come volontà di ricercare sempre, di andare verso qualcosa di sì, non fermarsi alla superficie delle cose ma andare più in profondità. Matteo c'è proprio questa capacità di trasmettere proprio tanto, e quindi ecco, poi ci siamo rincrociati varie volte nella vita, e ecco, quindi questo è un aneddoto magari che non conoscevi. Molto. Io e Matteo, no, è interessantissimo. Appena ventenni. Quindi eravate coetanei, però siete arrivati per vie diverse allo stesso posto. Lui era già lì, in realtà lui era il coordinatore della parte orticola, e poi poco dopo che sono arrivato io sono arrivato come volontario, poco dopo che sono arrivato io lui finiva il suo anno di coordinatore, e c'era un periodo di transizione in cui doveva arrivare un altro coordinatore dall'Inghilterra, e quindi mi hanno chiesto di fare l'assistente per un po' di questo coordinatore che doveva arrivare, che poi non è mai arrivato. A un certo punto mi hanno chiesto a me di essere il coordinatore, insomma, quindi sono rimasto lì un anno in questo progetto. Era molto interessante anche la parte agricola lì, perché comunque sì, proprio dry land, quindi zona tipo 300 mm all'anno di piovosità in terreni Wow. molto sì, complessi, anche tantissimo gesso, pensa che lì ci sono cave di gesso ovunque, e quindi terreni molto salini, poco organici, e quindi anche molto difficile la coltivazione, però ecco, è stata una bella sfida. E come si lavorava lì? Come si faceva un articolo in quelle situazioni lì? Un flash, se mi vuoi Ad dare un flash lì. esempio, anche soltanto il fatto dell'irrigazione, no? Loro, posto di avere letti rialzati, generalmente tendevano a fare Certo. letti infossati, no? Quindi per massimizzare la trattenuta dell'acqua e minimizzare l'evapotraspirazione, cosa che però poi facendo una flood irrigation, quindi una botta d'acqua, prestigava tutto quanto con questi canali. Avevano ancora scavato gli arabi tipo migliaia di anni fa, e quindi soltanto per canalizzazione e per flood irrigation, per irrigazione a scorrimento, poi puoi immaginare col sole battente che c'è lì, quindi una crosta superficiale, una roba insomma, sì, non ottimale. E c'erano gli inglesi che avevano un po' questa convinzione che andava irrigato così,
mentre io e Matteo abbiamo cercato di cambiare anche l'approccio proprio di irrigazione, quindi facendo delle aiole, insomma dei letti permanenti, in cui si faceva il passaggio da 30-40 centimetri, si utilizzava questo come canale di irrigazione, quindi per capillarità poi andava a risucchiare all'interno del bancale dell'aiola l'acqua. Ma sì, molto complesso tutto, insomma anche la reperibilità di compost inesistente, quindi dovevi arrangiarti col compost che riuscivi a produrti, temperature estreme, pochissima piovosità, terreni complessi, quindi non è stato facile, però sì, abbiamo visto che comunque attraverso l'applicazione, l'utilizzo di buona materia organica, quindi un compost di qualità, poi lì recuperavamo tutto, quindi anche l'humanure, quindi anche il compost toilet veniva diciamo processata la materia organica umana della cacca, insomma, e poi veniva appunto compostata e utilizzata anche quelle magari più nelle parti di food forest e zone agroforestali. E per esempio anche l'urina veniva utilizzata anche quella, si faceva dei preparati a base di urina umana, quindi sì. Oppure dei fermentati a base di fico d'India, che lì c'era un sacco di fico d'India, quindi anche i fichi d'India messi in ammollo e fatti di macerati, insomma, di fermentati, con la materia organica che riuscivi a trovare lì, che appunto erano soprattutto cactacee, e dopo sì, tutto quello che si riusciva a recuperare di fertilità di qua e di là si riutilizzava in vari modi. Però bello, bellissimo, c'ho bellissimi ricordi. Di quei momenti, è proprio sì, l'inizio del viaggio, insomma. È stata una scuola di futuro, no? Perché probabilmente in tanti posti diventerà simile. E quindi dopo quell'esperienza, cosa è successo? Dopo quell'esperienza lì, praticamente, con degli amici spagnoli, abbiamo deciso di fare il salto oltreoceano. Siamo andati in Messico, c'avevamo un amico che stava sperimentando con l'università, facendo un dottorato, proprio sull'utilizzo del fico d'India, come utilizzare il fico d'India per depurare l'acqua da metalli pesanti e da contaminanti, progetto super interessante. Quindi era nel nord del Messico a fare questo progetto con l'università, e con appunto la mia ex ragazza che è veterinaria e un po' di amici spagnoli, abbiamo deciso di fare un bel giro tra ecovillaggi, progetti, comunità indigene e così via. E abbiamo trovato questo progetto dove fare un po' di volontariato e costruire proprio un compost toilet. E niente, io e la mia ex ragazza ci siamo innamorati di quel posto, i nostri amici spagnoli hanno deciso di tornare dopo un po', noi abbiamo continuato un po' il viaggio e poi siamo comunque ritornati lì, in questo posto che si chiama Ecovillananda, che è un progetto che è ancora tuttora attivo, molto molto bello, in cui insomma una parte del mio cuore è ancora là, ed è una comunità, un progetto, un ecovillaggio, insomma un progetto di comunità intenzionale, in cui c'è una parte agricola, ma poi ci sono vari altri progetti. Appunto la mia ex ragazza ha sviluppato una clinica di veterinaria lì, e dopo un'altra amica spagnola ha creato un progetto di pedagogia legata alla pedagogia montessoriana, Montessori, una cooperativa di donne che tessono, fanno tessitura ancestrale, insomma ricavando proprio tutte quanti le metodologie autentiche e tipiche di una volta. Per comunque questo ecovillaggio si sviluppa all'interno di una comunità indigena, indigena in via di diventare molto moderni e molto velocemente, che è di origine sapoteca, appunto nello stato di Oaxaca. E ecco, quindi lì abbiamo sviluppato questi progetti, ho vissuto lì 5 anni, e poi comunque una volta all'anno viaggiavo sempre per il Messico, Sud America, ho fatto varie esperienze in giro. Ecco, in cui tra le varie esperienze ho anche, diciamo, sviluppato un po' di sensibilità maggiore a quello che è appunto l'orticoltura su piccola scala. È stato lì in realtà dove proprio ho conosciuto, ad esempio, l'orticoltura biointensiva o l'agricoltura rigenerativa, no? Diciamo che Messico e Sud America ci sono molte influenze legate a il campesino, quindi le ricette tradizionali, come hanno potuto portare avanti la fertilità del suolo o la gestione di un'azienda agricola con minimi input esterni,
riutilizzando al massimo quello che è presente nel territorio. E quindi ecco, diciamo che la sfida un po' che in quei paesi lì ha anche fatto sì che si sia portata avanti una certa gestione agricola, anche perché appunto i fertilizzanti li hanno introdotti negli ultimi, insomma, dove eravamo noi negli ultimi 10 anni, ecco, 15 anni, lo stesso anche gli erbicidi e così via. E ecco, poi dimmi te se andare avanti o... Sì, no, una cosa che ti volevo chiedere, ti interrompo, perché ti volevo chiedere due cose. Uno, perché hai parlato di diverse comunità intenzionali, no? Un argomento interessante di cui ho parlato spesso anche con Matteo. Qual è, dove hai fatto esperienza di diversi contesti di comunità, l'impressione che ti sei fatta di quel tipo di vita? Cioè, è un qualcosa che hai fatto solo come esperienza o che ti ha lasciato tanto, un qualcosa a cui comunque ancora guardi come una possibilità per il futuro. Cosa ci puoi dire, no? Avendolo sperimentato direttamente in contesti diversi, poi anche geograficamente? È una bella domanda, nel senso che sì, io la vedo come una grande risposta, ecco, per un cambio di paradigma della società che stiamo vivendo. Vivere in comunità, vivere in condivisione, diciamo che è una grande risposta, c'è un potenziale immenso, c'è tanto da esplorare. Io appunto ho vissuto lì in Messico per diversi anni, cioè, per 5 anni in questa comunità, ma prima in Spagna comunque si viveva in comunità. Poi quando sono tornato comunque in Italia ho sempre cercato di inserirmi o comunque far parte di dei gruppi di persone, comunque si vive anche insieme. E non è facile, anche c'è molta energia che in qualche modo va o deve essere investita nelle relazioni, no? Nelle relazioni umane, nelle relazioni interpersonali. E anche nel risolvere poi gli screzi, i conflitti, quindi ci sta tanto anche il discorso della governance, diciamo, o sociocrazia, o risoluzione pacifica dei conflitti, o comunicazione non violenta, quindi c'è molto anche di quell'aspetto lì, che magari non è per tutti, però che porta dei risultati grandi, secondo me. Tanto che appunto io e la mia compagna con la nostra piccolina, abbiamo una bimba piccolina, sì, abbiamo deciso di recentemente, sono gli ultimi mesi, di aggiungerci a un gruppo di nostri amici che stanno già vivendo in un piccolo co-housing, e quindi abbiamo fatto questa scelta di tornare e provare questa esperienza, cioè non tanto per provarci, ma proprio per credere in questo e anche per dare la possibilità alla nostra figlia di vivere in qualche modo una società diversa, ecco, una relazione anche diversa con le altre persone e con l'ambiente poi che circonda questo gruppo di persone, quindi anche in qualche modo un volersi prendere cura di noi stessi, di altre persone e dell'ambiente che ci circonda in modo diverso. Quindi per noi sarà una nuova avventura che sta già, insomma, iniziando. In questo periodo stiamo ristrutturando casa. Appunto, è una casa grande che hanno ristrutturato in parte, una parte era ancora a grezzo, quindi stiamo finendo i lavori. Bello, sarà. E poi collegato a questo ci sono anche dei terreni, quindi ci sarà anche la possibilità di sviluppare un'azienda agricola, quindi c'è un bel progetto. In fermento, ancora stiamo partendo dalla zona 00, che è proprio all'interno della La casa, la... bellissimo, molto exciting sempre, no? Un'altra cosa che ti volevo chiedere, perché hai parlato un attimino dei campesinos, eccetera, ci vuoi dire qualcosa di più magari per chi ne sa poco? Cioè, qual è di quella tradizione lì, no? Da cui poi tanta dell'agricoltura organico rigenerativa ha preso ispirazione, oltre che proprio tantissime ricette, fra virgolette, tantissimi principi si sono trasmutati in una versione più europeizzata, no? Sì, beh, la cosa, adesso appunto i campesinos che abbiamo conosciuto noi e io erano già in una forma di, tra virgolette, modernizzazione, quindi già utilizzavano appunto alcuni fertilizzanti, alcuni erbicidi, però
però da contestualizzare il fatto che loro lavoravano a mano, quindi non so, un ettaro di mais, lì, l'agricoltura che si faceva appunto in Messico dove eravamo noi era molto legata al mais, e c'era ancora chi coltivava il mais criollo, il mais autentico, diciamo il mais o azzurro, bianco, che fosse, e c'era chi già, c'erano delle pressioni insomma anche da alcune ditte sementiere di introdurre mais OGM o mais comunque non nativo. E, però ecco, per dirti, un ettaro di mais loro per pulirlo dalle erbacce, dalle piante spontanee, lo facevano col macete, quindi 5 persone, wow. Quanto in montagna, una zona montagnosa, quindi sì, anche terreni non semplici da coltivare, quindi macete, la sostanza organica veniva lasciata lì in superficie, poi veniva fatta una leggera aratura con i buoi, quindi con due tori attaccati a una specie di aratro, che in realtà era più un ripuntatore, un estirpatore che un aratro, per fare leggermente dei solchi, per smuovere un po' il terreno, e poi piantavano il mais. Però ecco, non veniva fatta grande concimazione, diciamo, organica, appunto, perché già stavano utilizzando, in quel caso, maggior parte, insomma, concimazioni chimiche. Però la cosa importante e fondamentale che hanno fatto i campesinos è quella di, che ha sempre dovuto farlo in qualche modo per la sussistenza, è quello di utilizzare le risorse che sono presenti, no? Quindi non c'è un rifiuto, viene utilizzata nel modo corretto e nella quantità adatta, no? E quindi, appunto, come si diceva prima, la cacca umana piuttosto che la pipì, i resti dei residui culturali, dopo in base alla zona in cui si è, può essere appunto la pula di riso piuttosto che l'etame, il liquame, insomma, qualsiasi materia organica, qualsiasi fonte in cui sono presenti elementi nutritivi, cercare la forma di renderli più prontamente disponibili per le piante, oppure creare degli emendanti che possano andare a migliorare la struttura e la fertilità del suolo e gestirli insomma nel modo migliore, perché ritornino in ciclo, quindi è molto, secondo me, legata al chiudere il ciclo della fertilità e tutti gli elementi nutritivi presenti nel territorio, rimettere a disposizione per le piante, per gli animali e per l'essere umano. Quindi è, come dire, un'agricoltura del make sense. Pragmatica ma sostenibile. Che adesso spesso cioè, pragmatico e idealista sono, diciamo, agli opposti. Invece è interessante vedere come, quando uno lavora in maniera olistica, le due cose non sono in contrasto. Sì, è molto, molto legata proprio a quello che è disponibile localmente, no? Quindi in zona di caffè si utilizza la cascara del caffè, quindi la parte esterna del caffè, oppure la polpa del caffè, oppure qualsiasi cosa che può essere, tra virgolette, uno scarto del caffè, della torrefazione del caffè, quello che è, per rimetterlo in circolo. Comunque, ad esempio, il fatto del caffè, attorno c'è questa polpa, è molto zuccherina, molto dolce, che può essere utilizzata al posto dello zucchero come starter per una fermentazione, no? Piuttosto che in altre zone dove si coltiva la canna da zucchero, la canna da zucchero, piuttosto che il mais, utilizzare quei resti culturali della cultura che chiaramente viene utilizzata per vendere, per essere rimessa in circolo e fare dei compost, fare dei preparati, dei bimbi fertilizzanti, dei macerati, qualsiasi cosa, per rimettere in circolo quella sostanza organica, quegli elementi nutritivi, quindi è molto contestualizzata in base a quello che è presente. Siccome abbiamo parlato prima delle culture indigene, una cosa che mi è sempre affascinato molto è il fatto che, soprattutto quando si parla delle popolazioni dell'Amazzonia, no? Viene fuori questa grande diversità anche nel modo in cui loro vedono noi, ci vedono come un'involuzione della specie, cioè il fatto che noi non abbiamo una relazione con l'ecosistema che sia così diretta, no? Di leggere le piante, di parlare con le piante, di andare in trance e vedere le ricette delle medicine. Cioè questa nostra inabilità di approcciarsi al mondo naturale in maniera super diretta, per loro è una facoltà che abbiamo perso, no? Hai avuto esperienza di questo tipo di cose? Cioè le popolazioni indigene con cui sei venuto in contatto avevano un'interazione col mondo agricolo e il mondo naturale che era meno separata della nostra? Sì, totalmente, totalmente.
E per me è sempre stato fonte di ispirazione questo, la capacità che hanno appunto di osservazione, di interazione, di tutto, no? Cioè, dell'ecosistema, delle piante, dell'acqua, delle stelle, la cosmovisione stessa delle comunità indigene, dei popoli indigeni è affascinantissima secondo me. E quindi per me è sempre stata fonte di ispirazione cercare in me e nella mia vita una forma di connessione con l'ecosistema, con la natura, con le altre persone, con me stesso, che sia proprio in qualche modo, sì, è stata plasmata da queste esperienze, da insomma incontri che ho fatto, da persone che ho conosciuto, da momenti anche di solitudine nel bosco e lì partono come dei sensi, no? Partono una voce interna in qualche modo che è lì, soltanto che a volte è completamente addormentata. E quindi il fatto di metterti, anche semplicemente andare in un bosco da solo, senza niente, ma una bottiglia d'acqua e vai, e lì ti vengono fuori un po' i sesti sensi, le forme di percezione, di osservazione, che purtroppo abbiamo perso e ci siamo tanto allontanati da diciamo una vita originaria, non una vita che io... Non è che sia la verità in assoluto, ma che secondo me è una vita più autentica, più in connessione con quello che è il nostro ambiente e l'ecosistema in cui facciamo parte. Quindi sicuramente c'è da prendere tanto da queste popolazioni. Nella pratica dell'essere agricoltore tutti i giorni, questa è una domanda che faccio a me, faccio a te, faccio a tutti quanti. Come, cioè, nella pratica di essere agricoltori, o di pensarsi agricoltori, come si integra il fatto di cercare una connessione più diretta, più profonda? Perché spesso, no, il fatto di approcciare in maniera occidentale il nostro mestiere, proprio il fatto di considerarlo un mestiere, il fatto di considerarlo un metodo di sussistenza, mette quasi un pochino una barriera cognitiva, no, fra noi e questa che è una parte di noi e di cui noi siamo parte, no, che è l'ecosistema agricolo. Come se, cioè, nella tua esperienza, cosa possiamo fare per ricordarci nel momento presente, quando stiamo lavorando in campo, e ricordarci di questa connessione? È una bella domanda questa. Che tra l'altro è una cosa che avevo pensato, perché ho detto, ma se Dario magari mi chiede qualcosa del genere, è una cosa interessante, perché in qualche modo io credo in una forma di agricoltura intuitiva, no? Ad esempio, ci sono alcuni miei amici, no? Isabella e Dimitri, sono super bravi nella progettazione e super, come dire, mettono tutte quante le variabilità, ok, si fa così, 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 cosa che stimo e sto cercando, insomma, nel tempo di applicare e di essere un po' più razionale da quel punto di vista, un po' più strutturato o... come dire, avere una progettazione anche culturale che comunque aiuta ad affrontare, tra virgolette, le variabili, che sono tante. Però a me piace proprio questa cosa dell'intuitività, cioè di andare in campo, magari anche non avere a inizio mattina un ok, oggi farò questo, 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 ma arrivare lì, magari fare una breve passeggiata in campo e un po' vedere quello che si potrebbe fare, un po' ascoltare quello che sento dentro, un po' anche ascoltare quello che avrei voglia di fare quel giorno, no? Perché magari, non so, devi togliere l'erba un giorno e dici, no, proprio non c'ho voglia di togliere l'erba oggi, e lo fai anche in mala onda, no? Lo fai anche, in Messico si dice così, in mala onda, come con poca buona volontà. Io invece un'altra volta magari c'hai voglia, c'è proprio quella propensione lì di volerlo fare, farlo fatto bene e così via. Quindi ecco, questa cosa dell'agricoltura intuitiva, no? Quindi di avere un'intuizione e in qualche modo ascoltarla e anche essere aperti nel osservare quello che... A volte riuscire ad ascoltarli e osservarli e interpretarli non è sempre facile, non è così immediato, e io per primo non è che ce lo faccio sempre, spesso, però dar spazio, no, a questa sorta di dialogo, sorta di connessione che si instaura con l'organismo, l'azienda agricola, le piante, gli animali, gli insetti, le fitopatologie, no? Cioè, lo sai benissimo anche te,
le malattie stesse ti stanno indicando qualcosa, no? Quindi le malattie delle piante o magari anche degli esseri umani, chi lo sa, però ti stanno indicando qualcosa, e quindi il fatto di riuscire a percepire o captare o decodificare un messaggio da questo ti sta parlando, insomma, ti sta dicendo qualcosa. E quindi a me piace questo approccio qua di arrivare in campo e di far quello che un po' mi viene da dentro, ecco. È molto, molto interessante questa cosa. Cioè, fra l'altro ti ringrazio perché hai trovato un bellissimo nome per questa cosa, intuitivo, è un'ottima espressione per questo, che userò sicuramente. Beh, mi vengono in mente due cose. Cioè, c'è una specie di commistione, cioè di integrazione di due aspetti magari del nostro modo di lavorare. Cioè, quando per esempio qualche tempo fa ero nel bosco e ho visto delle piante, e piante che non conoscevo, e allora ho pensato, cioè ho visto fra le tre piante che stavo guardando una mi sembrava commestibile, cioè non so bene perché, non è che mi ero neanche posto il problema in maniera proprio attiva mentalmente di chiedermi quale fosse commestibile, però una mi colpiva come commestibile. Probabilmente c'era una componente di conoscere piante simili, cioè quindi uno potrebbe razionalizzare questo processo, però nel momento non c'è stato un spezzettare o sistematizzare questo processo di analisi e dire questa pianta ha le foglie in questo modo, probabilmente appartiene a questa famiglia. È stata proprio una cosa intuitiva, e spesso in campo capita, no, che dici, qualcuno ti chiede, non so, quando hai qualcuno che lavora con te o per te, che ti chiede ma perché hai fatto questa cosa così, e tu ci pensi e dici ma cioè, è, anche se poi puoi razionalizzare e spiegare il perché, sì, nel momento è ovvio che quel residuo culturale lo metti di qua e non di là, per esempio, di quella pianta. È interessante perché uno potrebbe pensare che se uno è totalmente intuitivo e molto, no, new age, fa le cose a sentimento, diciamo così, ed è in contrasto con l'essere invece razionali, sistematici, preparati e formati. Però in realtà le due cose... Cioè... Un attimo. Mi hai perso? Ti ho un attimo perso, scusami. Sì. Che potrebbe... quando lavori con qualcun altro. Quando lavori con qualcun altro, a volte... fai un determinato gesto, no? Metti un residuo culturale in un certo modo sul terreno e la persona ti chiede ma perché l'hai messo così? E tu magari quando ci pensi perché lo devi spiegare puoi razionalizzarlo e trovare i motivi poi logici per cui l'hai fatto. Però nel momento è ovvio che per te in quell'istante intuitivamente andrebbe messo in quel modo lì. Quindi le due cose non sono come spesso uno potrebbe pensare in maniera un pochino parziale, separate, no? Cioè non è che uno, se è intuitivo, va a sentimento, invece se è sistematico, razionale, c'è una formazione dietro. Le due cose interagiscono, perché poi la parte razionale è importante anche nell'ecosistema, cioè la parte razionale dell'organismo uomo è una componente dell'ecosistema molto importante, no? Sì, sì, sono d'accordo. Ma forse è sì, quello che voglio dire è anche l'intuito con una cognizione di causa, no? L'intuito con in qualche modo sapere più o meno, insomma, cosa accade, magari anche scientificamente o razionalmente, quello che accade da un punto di vista, non so, magari microbiologico, chimico-fisico, e quindi nel momento in cui hai delle basi, in cui dopo comprendere effettivamente quello che accade nel suolo in ecologia è veramente complesso, e cerchiamo comunque di razionalizzarlo. E l'ecologia stessa è una scienza che cerca di interpretare quello che accade in un ecosistema e renderlo in qualche modo fruibile alla nostra mente, alla nostra razionalità. E quindi con una condizione di causa, saper le dinamiche, le leggi che governano, tra virgolette, questo mondo, che a volte sono anche, appunto, per la maggior parte delle volte sono cose invisibili che accadono, e quindi in qualche modo riuscire a intervenire nel modo corretto, tra virgolette corretto, quello che cos'è il giusto, sbagliato, cos'è il corretto, non corretto, in base anche a quella che è la nostra azione, quindi stiamo in qualche modo intervenendo in un sistema naturale, l'agricoltura, quindi già l'agricoltura è una qualcosa di naturale o non è naturale? Punto di domanda. che cosa è naturale? Quella è la domanda delle domande. Esseri
integranti di un sistema naturale, anche fare agricoltura è qualcosa di naturale a sto punto, come ad esempio il capriolo quando va a brucare l'erba è un fatto naturale, no? È un fenomeno di un fatto naturale. E comunque con questa cognizione di causa delle dinamiche che animano questo mondo, questa dimensione, saper ascoltarsi e saper interagire in qualche modo intuitivamente. Visto che abbiamo toccato questo argomento brevemente, quando lavori in questa maniera, no? Intuitivamente vai in campo e vedi quello che c'è da fare, come si sposa questo con lavorare magari con altre persone? Perché il fatto di non avere una pianificazione strutturata a volte può creare dei problemi, no? No, no, chiaro, difatti. No, io nel tempo ho cercato di mediare questa cosa qua, di razionalizzare, di far sì che ci sia comunque più o meno un calendario, appunto anche quando devo, ad esempio, dove sto lavorando adesso, ad esempio il lunedì non lavoro, ma c'è un ragazzo che lavora con noi e che oggi era presente, quindi devo in qualche modo comunque sempre avere una sorta di agenda e calendario, no? Quindi anche per dirgli che okay, cosa potrebbe essere fatto oggi e così via. E quindi sì, è una cosa che va mediata, va contestualizzata anche appunto se sei completamente da solo o se sono altre persone con cui lavorare, e quindi anche il fatto che ci sia, no, io lo voglio dire come spunto, no? Così, è una cosa che a me piace, perché quando lavoro così sono come una sorta di flusso, no? Un flusso in cui la stanchezza non c'è, la fatica non c'è, la sete non c'è, vado avanti nella giornata e arrivo a fine giornata magari che sono stanco a fine giornata, ma in quel flusso lì sei completamente presente, e quindi è una sorta di presenza, di consapevolezza che nasce in quando sei in quella dimensione lì. Quindi il fatto di lavorare con altre persone deve essere in qualche modo mediata, e deve essere chiaramente calendarizzato il lavoro, deve esserci comunque una sorta di programmazione, e quella comunque la cerco di fare partendo da quelle che sono le semi e trapianti, il calendario dell'anno prima, quindi raccolta dati, e d'altro canto anche il fatto di sì, la stagionalità, vedere, comunque osservare molto, e quello comunque aiuta l'osservazione di come stanno le colture, a che stadio sono le spontanee, quando va gestita appunto una cerchiatura piuttosto che un occultamento, piuttosto che qualcos'altro, semina, un trapianto, un'irrigazione. Però comunque quella parte lì di osservazione, di intuire quello che sta accadendo, comunque di ispirazione anche in una programmazione giornaliera, settimanale, mensile, annuale, insomma, ma anche le annate prima, no? Le annate che hai vissuto prima in qualche modo ti restano dentro, no? Ti restano dentro dei messaggi, degli insegnanti, no? Degli insegnamenti, e quindi anche quella è magari l'anno dopo c'hai un'intuizione di qualcosa che potrebbe accadere per le condizioni favorevoli a un patogeno, un fungo, all'oidio, alla permospora, e quindi tac, ti risuoni le orecchie e dici caspita, qua potrebbe partire un fungo, e quindi agisci preventivamente e tempestivamente magari con delle concimazioni fogliari, con dei trattamenti appunto di protezione delle foglie. E quindi ecco, è comunque molto intersecata anche una progettazione, secondo me, una programmazione. E come sono contentissimo che hai tirato fuori questo argomento, perché per me è tipo in questo periodo molto, molto interessante personalmente ragionare su questa cosa, perché è come se quando uno tende a sistematizzare troppo, cioè mi ricordo quell'espressione nel libro di Foucault in cui lui dice gli animali nei tropici si svegliano la mattina e non hanno niente da fare, cioè vivere, l'atto di vivere, lo traduco così, l'atto di vivere è il loro unico compito, diciamo. E quando uno è in quel flusso che descrivevi tu, cerco metterlo in relazione a qualcosa che nella mia esperienza è molto simile, che probabilmente è la stessa cosa, è come se l'atto di vivere, l'atto di fare agricoltura non sono distinti, cioè il fatto di essere lì in campo e fare quelle cose è quello che si fa, diciamo, è quello che come essere umano all'interno di un contesto farei comunque. E quindi è molto simile a questo che potrebbe sembrare così utopistico, no? Che uno si sveglia la mattina e sopravvive. Cioè, è proprio super decontestualizzato dal nostro modo occidentale di intendere la vita. Però in realtà puoi farne esperienza come l'hai descritta tu. Cioè è una cosa molto relatable, no? Non deve essere una cosa tipo utopistica. E ti senti parte, no? Ti senti parte di qualcosa di più grande, che anche quello è una bella carica, secondo me. Ti dà una motivazione grande.
Vabbè, ci siamo infilati in un argomento filosofico, sì. Quindi ora per compensare andiamo sul tecnico. Il tuo racconto si era fermato in Messico. Come sei tornato in Italia? Sono tornato in Italia, allora... sono tornato in aereo. Sono tornato in Italia per una serie di vicissitudini, insomma, con la volontà comunque di ritornare un po' alle mie origini, anche le mie radici, in qualche modo. Sono tornato e poi ho subito contattato Matteo, appunto, ho fatto un po' di buffing da lui, è stato un po' il motore dinamizzante per poi ritornare anche nel flusso. Comunque in Messico si vive una dimensione completamente distinta, da un punto di vista di ritmi, di vita. Noi eravamo anche un po', appunto, eravamo in questo paesino a 2000 metri in mezzo alla montagna, quindi non avevamo acqua corrente, non avevamo dell'elettricità per i primi anni, quindi proprio vita super spartana. E quindi tornare poi qua in Italia è stato comunque un bel flash, un bel viaggio. E quindi appunto andare da Matteo e iniziare a fare woofing da lui è stato comunque una bella molla, ecco, di riuscire a contestualizzare nuovamente in un contesto completamente diverso e anche iniziare a far parte e creare rete con le realtà agricole qui in Italia che comunque non conoscevo assolutamente, magari qualcuna sì, quelle che avevo conosciuto prima di partire, ma poi ecco c'era molto fermento, c'erano molte cose nell'aria e già stavo iniziando a creare appunto un po' di rete tra piccoli agricoltori. E da lì, niente, c'era una cantina qui in zona che aveva un terreno a disposizione e sono andato a conoscerli, loro cercavano qualcuno che coltivasse ortaggi e quindi gli ho proposto di poterlo fare io con un approccio insomma appunto legato più all'orticoltura diciamo più intensiva e rigenerativa con quell'approccio lì sudamericano, loro è piaciuto e ho lavorato lì un paio d'anni, dopo da lì sono aperte insomma un sacco di possibilità e di altre, magari sì, cose che ne parleremo più avanti, altri progetti agricoli di cui ho fatto parte. E, ecco, quindi sono tornato un po' così, con la voglia di ritornare un po' anche alle origini e sì, per essere più vicino anche alla famiglia, eccetera, eccetera. Allora, adesso è il momento di far vedere qualche foto, così discutiamo un pochino di... Che Vai. ne pensi? Allora, aspetta, vediamo se ci riesco. Allora. Eccolo qui. Man mano che... Si vede? Si vede il mio schermo? Vedo che si è ingrandito qualcosa, ma ancora non vedo. Ah, ecco, sì, si vede. Ricordiamoci di descrivere così chi ci ascolta ma non ci vede può comunque capire cosa stiamo dicendo. In questa immagine c'è una persona in lontananza, ci sono tanti letti di coltivazione in via intensivo. E questa è un'immagine del campo in cui lavori adesso oppure di un progetto precedente? No, dove lavoravo prima, appunto, con un progetto agricolo entroterra. Progetto agricolo legato a una cooperativa sociale che si chiama Entropia, quindi dove abbiamo lavorato fino a un paio d'anni fa, un anno e mezzo fa, sempre qui in provincia di Vicenza. E quanto era grande il contesto, diciamo, la superficie su cui lavoravate? Allora, erano 2 ettari, 2 ettari di superficie, non tutta quanta coltivata ad ortaggi in questo momento, comunque la superficie complessiva era 2 ettari con rotazioni, sovesci e quant'altro. Ed è E una. Vabbè. facevate, ci vuoi descrivere un pochino come lavoravate? Vedo che ci sono dei letti molto lunghi. E dei camminamenti abbastanza stretti, distanziamenti da biointensivo. Facevate tutti gli ortaggi o facevate soltanto alcune crop selezionate? Sì, praticamente lì non abbiamo mai fatto, diciamo, una suddivisione dei letti standardizzati in base a spaziature, lunghezza delle aiuole e così via, più che altro per la forma del terreno, perché seguiva un fiume, questo terreno segue un fiume, e quindi per un discorso di irrigazione avevamo una pompa a scoppio giù nel fiume, e un tubo di testata che praticamente partiva dove finisce. Quindi proprio lì c'era un tubo di testata bello grosso da 80 e da lì partivano tutte quante le manichette
di irrigazione. Quindi per un discorso di praticità dell'irrigazione abbiamo sempre mantenuto letti, diciamo, con lunghezze diverse. Partivano da 70-75 metri, erano i letti più lunghi, per arrivare fino a via via chiudersi fino a 35 metri, che erano quelli più corti. Quindi letti infiniti. Molto lunghi. Troppo lunghi. Sì, poi per spostarsi di traverso era impossibile. Tutto per tutto. Comunque è un classico, diciamo, letto biointensiva, al market garden, quindi 80 cm di larghezza. Passaggi, praticamente noi utilizzavamo, insomma, utilizzo ancora il motocoltivatore di mio nonno, che è un'Adriatica degli anni 70, quindi abbiamo fatto allargare le ruote con delle flange, la fresa esattamente da 80 centimetri e le ruote, che sono da 15 centimetri, praticamente passano il passaggio, quindi abbiamo sempre mantenuto quel sesto di impianto lì, quella gestione proprio di progettazione della Iola, che è funzionale da una parte perché minimizzi, diciamo, i camminamenti, quindi camminamenti da 20 centimetri. Ovviamente per la raccolta devi un attimo stare un po' più attento, molto più attento, ma è bello perché io dico sempre che si fa anche equilibrismo finché si fa orticoltura, no? Quindi è un'orticoltura circense, fai equilibrismo, bellissimo. di stare lì proprio presente, no? Il fatto di non rompere le foglie magari del cappuccio della pianta che è nel letto a fianco, ma che in qualche modo a me piace, no? È comunque un esercizio di presenza, in qualche modo di essere presenti anche in movimenti finché stai lavorando. E a Io volte mi devo dire che la cosa che mi ha scoraggiato. Scusami, vai. scusa, no, che a volte mi arrabbiavo anche con qualcuno, no? Che magari facevamo appunto diversi inserimenti lavorativi anche con ragazzi, essendo un progetto comunque di agricoltura sociale, ma nei primi anni non capivo come qualcuno non potesse stare attento e dire: caspita, c'è una pianta dietro, come fai a non schiacciarla magari col culo, no? Però poi, insomma, io sono diventato un po' più flessibile a riguardo. Devo dire che la cosa che mi scoraggia tanto dall'andare così stretto è proprio quella, il fatto di lavorare spesso con altre persone e non poter essere, imporre i propri standard, no? Poi anche il fatto che c'è il cane che cammina in mezzo, è facile fargli capire che un passaggio di 40 centimetri è un passaggio invece di 20 centimetri, mi sa che inizierebbe a camminare ovunque. Però ti volevo chiedere un'altra cosa, egoisticamente, siccome sei vicino a un fiume, noi siamo accanto proprio a un fiume, un nostro comune amico ecologo, Michele Migliorino, mi aveva detto, questo campo vostro sembra proprio uguale al vecchio campo di Enrico Battistello. Allora ti chiedo, quali sono delle tips, no, per chi lavora accanto a un fiume? Beh, allora noi sicuramente quello che abbiamo fatto già dal primo anno è un recinto elettrico, una recinzione per contenere i selvatici, insomma, perché comunque chiaramente il fiume è utilizzato anche da caprioli, cervi, animali vari come pathway, no? Come Certo. passaggio, no? Come sentiero in cui seguono chiaramente la vegetazione, l'acqua. E quindi nel momento in cui ci mettono il naso, che lì c'è una bella coltivazione di radicchi, i caprioli un inverno sono entrati per un problema dell'impianto, insomma, del recinto elettrico, e ci ha mangiato tipo 2000 radicchi in una notte. Mamma mia, Cioè, tutti no, radicchi di chioggia, praticamente così porca pronti miseria. pronti da raccogliere, in una notte una iola da 70 metri completamente macinata, cioè neanche mangiati tutti, ma proprio Sì, rovinati. Sì. mordischiati di qua e di là, soltanto chiaramente nel centro, nella parte più tenera. E quindi ecco, sicuramente da puntare su, se si lavora in un contesto in cui comunque la presenza di animali selvatici è importante, è sicuramente fare un bel recinto con un bel impianto di elettrificazione, insomma, e di preservare le colture, così, soprattutto nei periodi magari in cui sono più presenti questi animali, quindi magari periodo autunnale, invernale o primaverile. Poi magari durante l'estate, ad esempio, lì stavano più in montagna e quindi era meno il problema. Siccome noi abbiamo caprioli, abbiamo anche noi messo recinto elettrico, ti chiedo qualcosa di più specifico, perché speriamo che qualcuno sia interessato comunque anche che ci ascolta. Quando hai dei suggerimenti specifici, nel senso noi abbiamo messo 4, 6, 6 fili, il più basso a un 30 cm per rendere la decespugliazione facile, ma qualcuno mi ha detto dovresti andare ancora più basso,
hai delle tips anche su questo, sulle cinture elettriche? Quando non ho capito l'ultimo filo, a che altezza lo metti? 30 centimetri dal terreno. 30 centimetri, ok. È un grande enigma, nel senso che io ho visto un capriolo che era entrato poi successivamente, sempre in quella nata lì, che si è proprio tuffato tra un filo e l'altro. Sì, sì, è riuscito, sì. Cioè, comunque nel momento in cui capiscono, ok, sì, c'è l'elettricità, ma comunque non è che mi uccide questa scossa, e loro ci riprovano anche, sono in grado, sì, di riprovarci. Quindi c'è chi dice di fare una doppia barriera, quindi un, sì, diciamo un primo recinto, ecco, può essere composto da 4-6 fili fino ai 2 metri, magari distanziato a un metro e mezzo, 2 metri, e fare un altro recinto, quindi doppia barriera. Oppure c'è chi dice di fare, vabbè, un recinto chiaramente a un costo maggiore, no? Con magari rete elettrosaldata, maglia elettrosaldata fino a 1,80 m, e dopo soprammetterci magari un paio di fili elettrificati. Però lungo il fiume quello non è permesso, no? Cioè, nel senso, noi abbiamo il recinto elettrico proprio perché lungo il fiume saremmo dovuti rimanere a 10 metri di distanza dall'argine, se no, sì, giusto? Sì, sì, chiaro. E quali sono gli ortaggi che preferiscono? Perché mi hai detto i radicchi, così mi preparo. Allora, radicchi, insalate sono al top, sono tra le cose che più hanno apprezzato. Poi cosa? Anche le bieto, ogni tanto la cicoria Catalogna, anche quella. Comunque gli ortaggi un po' amari, probabilmente hanno anche, cioè, sentono che gli fa anche bene come depurativo, no? Come detox, e quindi tutti quegli ortaggi lì a foglia. Ecco, solanace no, mai avuto problemi, neanche le liliacee, no? Però appunto era proprio un discorso anche di ortaggi più autunnali, invernali, che sono quelli che poi rimangono giù nel campo durante l'inverno. Esatto, e quindi sono quelli che poi loro vanno a cercare. Quindi tutte le famiglie, sì, asteracee, e poi chenopodiacee, sì. Qui vediamo in una foto sulla sinistra dei letti sempre dello stesso progetto Entroterra, giusto? Sì, e sulla destra vediamo un letto con i camminamenti a uno wheel hoe, un rotosarchiatore. Ci vuoi dire un pochino dell'approccio che negli anni hai maturato alla preparazione dei letti, sia dall'inizio proprio partendo dal sodo, e sia magari la manutenzione annuale, cioè come vai a trattare un letto dopo una pausa, se c'è una pausa prima di ricoltivarlo. Poi magari parliamo meglio di cover crops, sì, nel dettaglio. Sì, sì, certo. Beh, ecco, è una cosa in costante trasformazione, è una cosa che non ti saprei dire, e non vorrei neanche dirti si fa così, nel senso che è anche qui molto intuitiva come cosa, in base anche alla cultura che voglio fare, in base al tipo di suolo, in base alla struttura del suolo stesso, quindi sicuramente c'è da partire con lo studio del suolo, che può essere legato all'analisi del suolo, può essere legato all'osservazione delle piante bioindicatrici, insomma l'approccio può essere vario, però diciamo che sicuramente il compost ha una capacità di strutturare il suolo da un punto di vista proprio fisico, di renderlo più friabile, più effetto spugna, e trattenere maggiormente elementi nutritivi, l'acqua, e renderlo proprio molto molto appetibile, ecco, per le piante, quello sicuramente, chiaramente in base a che tipo di compost stiamo parlando. Ad esempio qui, certo, a Interterra utilizzavamo un compost che forse un po' simile a quello che hai condiviso anche te nei video, no? Quindi un compost, diciamo, completamente organico, quindi diciamo di origine vegetale, che però non era fatto nel miglior dei modi, secondo me, ecco, con delle problematiche, appunto anche quello diventava idrofobo a volte, comunque non faceva una grande concimazione, cioè non vedevi una grande bella risposta delle piante a volte. E poi non c'era vita in questo compost, non c'era assolutamente un microartropode, un lombrico, non c'era niente. Però era quello che avevamo a disposizione per gestire 2 ettari, no? Quindi c'era bisogno di incrementare la sostanza organica, c'era bisogno di apportare elementi nutritivi comunque, seppur non nella forma migliore, piuttosto che un pellettato, era un compromesso che abbiamo preso nel tempo, però ecco che non sto più ripetendo, ecco. Dove sto lavorando adesso riusciamo a autoprodurci buona parte del compost,
e un'altra parte la prendiamo da un giardiniere qui locale che se lo produce di forma molto scialla, molto semplice, però che è un compost che vedi che ha delle caratteristiche decisamente migliori, e abbiamo fatto anche dei test di germinabilità e anche messa a confronto con terrici professionali da semina, tipo il pot ground e così via, o il vigor plant, e il compost che ci sta dando questo amico, questo ragazzo, questo giardiniere che si produce, non è al pari di un terriccio professionale, ma quasi, e quindi noi lo utilizziamo chiaramente non per il sementaio, ma per la concimazione, diciamo, di fondo dei letti, delle aiole, e quindi ecco, sicuramente partire da un buon compost è già tanto, vuol dire tanto, è un compost che deve essere appunto ricco di vita, ecco, da quel punto di vista. Ti faccio due domande su questo. Uno, mi hai detto inizialmente che in base al tipo di terreno il modo di approcciare la creazione dei bancali, dei letti, può cambiare tanto. Però, da quello che ho capito, comunque, indipendentemente dal tipo di contesto, dal tipo di suolo, l'apporto di materia organica compostata è un modo di fare viaggiare il sistema più velocemente verso una struttura migliore, una fertilità del suolo migliore, eccetera, eccetera. Com'è invece se non avessi a disposizione questa fonte di materia organica, di compost o di letame maturo, eccetera, eccetera, come lavoreresti in base, magari un esempio di un terreno molto pesante, argilloso, limoso, invece un terreno sabbioso che drena benissimo e che fa molta fatica a accumulare materia organica e a trattenere l'acqua. Come, diciamo, i due estremi, come cambia il modo in cui approcceresti la realizzazione di un orto in assenza di quantità abbondanti di materia organica? Beh, sicuramente con l'introduzione delle piante, ecco, con sovesci, cover crop come partenza, quindi per strutturare da una parte magari un terreno argilloso, strutturarlo, quindi far sì che siano le radici, che ci sta anche magari all'inizio utilizzare dei macchinari, quindi ad esempio un ripper, un ripuntatore, magari in abbinata con un erpice rotante, quindi diciamo per affinare il terreno, fare una prima lavorazione così, chiaramente quando il terreno è in tempera, e giusto per creare le condizioni più o meno di partenza di un processo di evolutivo dello sviluppo delle piante, e da lì puntare molto appunto su sovesci, cover crop per strutturare il suolo, per incrementare la sostanza organica. A volte, se non si hanno a disposizione, cioè se si vuole partire velocemente, chiaramente anche l'utilizzo di altri emendanti tipo biochar potrebbe essere molto interessante per strutturarlo e anche andare a incrementare, ad esempio, la capacità di scambio cationico in un terreno magari sabbioso, in cui generalmente la capacità di trattenimento degli elementi nutritivi è generalmente bassa, e quindi il biochar ti funge proprio anche da in qualche modo calamita e spugna sia per i microrganismi sia anche per elementi nutritivi. O piuttosto, magari in un terreno argilloso c'è bisogno più proprio di sfondare questa argilla, questa suola, no? Questo terreno pesante, e quindi con dei sovesci, delle cover crop, magari con un daikon, un tillage radish, comunque delle colture fittonanti che sono in grado di andare in profondità, creare questa calotta di sostanza organica che poi verrà decomposta chiaramente dai microrganismi del suolo, quindi fare anche magari, se è un terreno comunque che è stato degradato nel tempo, poter aggiungere anche degli inoculi di microrganismi, che magari poi ne parliamo, che possono essere autoprodotti o acquistati, e introducendo appunto questi microrganismi, la sostanza organica, dai origine a un'evoluzione, ecco, del suolo, e chiaramente qua poi si parte con tutta una serie di discorsi anche magari legati all'agroforestazione, a quella che è effettivamente poi la natura di quel suolo lì, cosa vorrebbe diventare. È un suolo che probabilmente la sua natura vorrebbe essere una foresta, e quindi sì, volendo fare agricoltura e ortaggi, diciamo che si tende sempre a riportare a un disturbo un terreno che magari vorrebbe nell'arco di pochi anni diventare più un sistema permanente, no? Più un sistema forestale. E quindi qua come possiamo interagire noi con il suolo, con l'ecosistema, lo studio, l'osservazione, la fa da padrone, ecco. Volevo tornare, quindi è interessante perché le soluzioni, no, sono sempre un po' quelle due, indipendentemente dal tipo di suolo con cui lavori,
La chiave è utilizzare la tecnologia delle piante, la fotosintesi o nella sua forma più grezza in situ, cioè portare lì i sovesci che poi sono selezionati in base al tipo di suolo, oppure, sì. Oppure il risultato diciamo accumulato della fotosintesi, cioè la materia organica nella sua forma più densa, come il compost, il letame, eccetera, eccetera. Quando hai a disposizione il compost, facciamo questo esempio qua, In che dosi lo useresti? Cioè hai una linea guida, per esempio quando stai realizzando un letto permanente in un posto nuovo, hai fatto le lavorazioni iniziali, quindi hai puntato, magari hai passato l'erpice con del terreno in tempera, realizzi i bancali permanenti e applichi il compost. È questo il processo che seguiresti? Come realizzeresti i bancali? Useresti un aratro rotativo oppure un bed former? E poi quanto compost applicheresti? Lo interreresti? Qual è il processo lì? Allora, generalmente sì, quello che faccio è, se sono aioli da realizzare per la prima volta, tendo comunque di farlo inerbire per un po', quindi che ci sia comunque già una vegetazione spontanea, o seminarci un sovescio se è un terreno che è stato comunque lavorato. Nel momento in cui questo sovescio o questa vegetazione spontanea è a maturazione, quindi in fioritura prima della produzione di semi, trinciare. Generalmente se si può aggiungere del siero di latte o semplicemente acqua per comunque dare un buon grado di umidità, far comunque un occultamento per una quindicina, ventina di giorni. Nel momento in cui si toglie il telo, si va a realizzare l'aiola, no? Quindi o con un aratro rotativo, generalmente lo faccio anche semplicemente a badilate, col badile, se è un orto insomma di dimensioni ridotte. Oppure chiaramente, ad esempio qui entroterra, negli anni con un amico creato una piccola bauratrice da trattore, qui c'erano degli assolcatori che tiravano sulla terra e quindi si formava l'aiola, che comunque è un'aiola permanente, quindi resta in quel posto lì per, se non per sempre, per diversi anni, ecco. E quanto compost? Tanto, nel senso che se si utilizza il compost comincia ad utilizzarne in buona quantità. Quindi vediamo qua dalla foto una cariola, noi la mettevamo giù in 4 metri lineari, 4 metri di aiola. Quindi nel momento in cui vai a rastrellarlo e a distribuirlo nell'aiola ti vengono fuori 5 cm di compost più o meno. E tendenzialmente io lo interro leggermente con una fregatura, con un erpice rotante, giusto per far sì che ci sia, ecco, un'interazione già dall'inizio tra il suolo originario e il compost. E poi magari qua apriamo anche una conversazione, perché so che del tuo approccio comunque mi interessa molto, e appunto avevamo condiviso un po' questa cosa, no? Quando ci siamo trovati al Farm Hub, il fatto che te dicevi di lasciarlo in superficie o incorporarlo, l'ossidazione che avviene è comunque uguale, no? Se non maggiore quando l'intero, cioè chiaramente capisco totalmente, cioè la superficie di scambio fra il terreno e il compost è sicuramente maggiore, proprio quindi se l'obiettivo è mettere in contatto il suolo e il compost, interrarlo è sicuramente la soluzione giusta, perché la superficie di scambio quando gli strati sono sovrapposti ma non mischiati è soltanto superficiale, no? Cioè, quindi se ho un metro quadro è un metro quadro, se ho 2 metri quadri è 2 metri quadri. Però se quei 2 metri quadri li andassi ad interrare, quello che viene interessato è il volume, e quindi la superficie di scambio va come il cubo, però questo vuol dire anche il tasso di ossidazione, perché l'ossigeno che introduco nel terreno, che certo, non per forza è una cosa negativa, perché come dicevi tu prima, il terreno che va a fare ortaggi è un terreno prevalentemente batterico, in cui il disturbo, l'ossidazione, diciamo, non sono necessariamente negative. Però ecco, quella cosa, giusto per far capire a chi ci ascolta, la conversazione che avevamo avuto in passato era che spesso quando qualcuno osserva un sistema di pacciamatura, non per forza compost, ma di pacciamatura in superficie, tende a pensare che in quel caso lì ci sia un'ossidazione maggiore, perché la materia organica è tutta in superficie. In realtà è minore rispetto a quando viene interrata. È molto controintuitivo come concetto, no? Sì, infatti è una conversazione che mi è rimasta molto, molto, molto in mente. Sì, effettivamente è vero. Cioè, comunque il fatto di incorporarlo con una fresatura, con un erpice rotante, comunque per erpice rotante o fresatura intendo una lavorazione di 5-10 cm, ecco, quindi un interramento molto superficiale. Però chiaramente anche
il volume, diciamo, di disturbo del suolo è maggiore e anche l'aria che entra è maggiore, quindi una maggiore ossidazione makes sense. Cioè. Però tu trovi migliore comunque l'interramento avendo fatto esperimenti o soltanto intuitivamente pensi che non ti piacerebbe lasciarlo su? No, no, a volte alcune colture lo lascio in superficie, ad esempio okay. Lo sto provando quest'anno, però ecco, quindi è comunque un'aggiunta di compost di 5 cm, non avendo grandissime quantità a disposizione, tipo non riesco ad aggiungere tipo 10 cm di compost, come per dire, ok, ha anche un beneficio per la contenzione delle piante spontanee. Certo. Che magari è più un approccio, diciamo, legato al no-till, no, al no-dig. E quindi di avere un beneficio di far sì che le piante spontanee, i semi non germinino, perché chiaramente il compost è di buona qualità, non dovrebbe presentare dei semi che germinano poi in campo. E quindi aggiungendone poco, comunque sì, fa molto, diciamo, in un terreno dove sto lavorando adesso, ad esempio, che è molto limoso, che crea un bel po' la crosta. E con l'aggiunta superficiale di compost e senza interrarlo, visto che la crosta è molto meno tenace, si presenta molto meno, e per alcune colture tipo le carote è vincente, secondo me, come cosa, perché vai a seminare direttamente le carote tra il suolo e il compost, mm-hmm. cioè molti meno problemi all'inizio di pressioni spontanee. Poi comunque con una è molto più semplice cerchiare un compost, una pacciamatura di compost, che non diciamo un terreno limoso. Proprio per la crosta e per la tenacità del limo poi quando si asciuga, e quindi sì, per alcune colture lo sto utilizzando e è vincente come cosa, secondo me funziona bene, però chiaramente non avendo grandissime quantità di compost a disposizione preferisco incorporarlo leggermente per le colture principali, insomma, e dopo apportare una pacciamatura sopra organica, quindi sì, con del fieno, con della paglia, con del cipasso, mm-hmm. con delle foglie, insomma, qualsiasi pacciamatura organica, per far sì che sia, proprio quando vado a trapiantare, ci siano le radici delle piante che siano in connessione con il terreno e anche con il compost, comunque anche l'attività, cioè a me il fatto di lasciarlo anche in superficie, il punto di domanda è anche sull'attività microbica, no? Sui microrganismi che sono presenti nel compost, perché chiaramente essendo in superficie, essendo che tende a scaldare, perché chiaramente è nero e quindi va a, come dire, a surriscaldarsi velocemente, mi viene come da pensare che ci sia una, in qualche modo, una, l'attività microbica presente, un microbi presente nel compost, vengano in qualche modo uccisi, no? Vengono comunque ad essere meno benefici se non leggermente incorporati nel terreno. Te cosa ne pensi a riguardo? Penso che in questo clima è verissima questa cosa, cioè lo sto vedendo adesso, è molto diverso lavorare in un clima umido e fresco, diciamo così, fra virgolette, e invece in un clima in cui tendenzialmente è molto più caldo, come qua, il tasso ossidativo è molto più alto, l'insolazione, cioè proprio la radiazione solare è molto più prepotente, però secondo me ancora in primavera, cioè almeno qui dove sono io, che è l'unica esperienza d'Italia che ho in agricoltura, in primavera ancora tanti benefici, perché anche il fatto di scaldarsi prima, certo, è un vantaggio, il fatto di poterci piantare dentro è un vantaggio. Noto che già da maggio in poi avere un sandwich, cioè avere sopra una pacciamatura grezza come quella che hai descritto tu, sopra il compost, che non deve essere uno strato per forza spesso, perché l'idea è appunto che se rimane in superficie e non ci sono lavorazioni, le spontanee nel tempo vengono comunque a essere un po' sedate per il fatto che non ci sono lavorazioni. Però il fatto di avere questo sandwich, noto che è proprio mille volte meglio, perché appunto, come dici tu, non si scalda, non cuoci, infili la mano, rimane umido e quindi la microbiologia può lavorare. Altrimenti, quando l'ho lasciato in superficie, già una giornata calda, lo cuoce, cioè è proprio verissimo. Ed è interessante come molti, scusami se ti interrompo, molti che guardano al no-dig e hanno purtroppo soltanto dei modelli anglosassoni, americani, dove magari il clima è molto diverso, la pluviometria è diversa, le temperature estive in piena giornata, diciamo mezzogiorno, sono molto diverse, e tendono a voler trasportare quel modello senza guardare ai principi, ma guardando proprio alla ricetta, no? Per questo il fatto di dire devi usare tot centimetri di compost in superficie,
oppure, cioè comunque quello che è la linea guida del no-till, diciamo, sono i principi, cioè le ricette si devono adattare al contesto, cioè, quindi sono d'accordissimo su quello che dicevi tu, anche con la pochissima esperienza che ho fatto qui, e probabilmente, cioè, anche le lavorazioni, cioè uno deve essere molto meno dogmatico di quello che vedo in giro, perché appunto c'è, cioè, diversi contesti, diversi sistemi, anche solo banalmente, come hai detto tu, la disponibilità, cioè, non ha senso andare a prendere una risorsa lontanissima o costosissima soltanto per voler copiare un modello che anche vede perché si rischia poi di screditare proprio le cose buone di un approccio, no? Il fatto di replicarlo così com'è in un contesto completamente diverso, ma dire no, questo va fatto così e lo faccio così, magari il buono che ci sarebbe di quella cosa lì poi non lo percepisci, non lo vedi, non puoi osservarlo, proprio perché non si è in grado magari di contestualizzarlo al clima, al suolo, al tipo di colture, a tutto quanto, no? Quindi ma è interessante questa cosa qua. Ed un altro esempio di quello che dicevamo prima, un approccio intuitivo, nel senso non di completamente casuale, ma in cui c'è una comprensione, diciamo, anche magari superficiale di quello che avviene, però osservare proprio giorno dopo giorno, perché non si può appunto avere una teoria che viene riportata pedissequamente, cioè non è proprio questo il nostro lavoro. Però spesso ho notato, più in Italia che altrove, non so se è una questione culturale, anche magari quando si fanno delle visite aziendali o dei corsi, la gente ha un foglio con gli appunti, mai visto in Inghilterra nessuno venire a un corso con un pezzo di carta e una penna, e invece qui quasi tutti hanno un pezzo di carta e una penna e vogliono scrivere, e ogni tanto ti interrompono e ti dicono ma aspetta, mi dici i passaggi precisi, quanto devo mettere di questo, come devo fare, c'è una voglia di avere una ricetta, no? Non so se sì. Hai avuto la stessa esperienza. A volte sì, da parte di qualcuno sì. Però ecco, diciamo che già anche quei ragazzi del collettivo, appunto i corsi che proponiamo noi, che sono comunque già, cercano di integrare diverse cose, cercano di appunto non essere dogmatici, dire le cose si fanno così, ma piuttosto questa è la nostra esperienza, abbiamo visto che questo può essere funzionale o benefico e così via, e c'è magari qualcuno che si aspetta una ricetta, ma comunque di poche ore ha già capito che, che non sarà così, insomma, che c'è da, che ad esempio fare un corso è soltanto l'inizio di un nuovo processo mentale, no? È l'inizio di una nuova ricerca, un nuovo studio, e quindi ecco, io negli anni corsi ne ho fatti veramente tanti, e negli anni con i ragazzi del collettivo ne stiamo sfornando con tanti formatori, ed è sì, c'è sempre, non è mai finito di imparare, c'è veramente tanto tanto. Poi dipende quanto a fondo vuoi andare, quanto vuoi apprendere, quanto, anche qua, no, quanto scientificamente vuoi andare ad analizzare le cose, che comunque per me è una cosa interessantissima, no? La parte appunto invisibile del suolo, la microbiologia, i minerali, le interazioni tra le piante e i microrganismi del suolo, è una cosa che per me è veramente super super affascinante, e quindi c'è veramente tanto tanto da studiare, da ricercare, e c'è molto poco, secondo me, da essere dogmatici, dire ok, le cose si fanno così, vanno fatte così per sempre, forever and never, anche perché sennò rischi di non poter mai poi andare oltre, no? Sperimentare, mettere in discussione e trovare un nuovo approccio magari che ha un minore impatto magari ecologico e magari un migliore impatto dal punto di vista del suolo, quindi... Sì. Poi ci torniamo sul tuo ruolo di formatore, ti devo chiedere un sacco di consigli. Volevo tornare su questa foto che stiamo guardando, perché sì. Ci ascolta, sulla destra c'è un bancale con un Will Ho. Parliamo di diserbo, quindi, mi è venuto in mente appunto adesso che ne parlavi prima. Qual è il tuo approccio al diserbo, alla gestione delle spontanee nel tuo sistema, nelle tue esperienze variegate? Qual è il modo che preferisci? Qual è la tua esperienza? Beh, allora, dipende molto dal tipo di spontanee che hai, prima di tutto. Mm-hmm. Quindi analizzare le spontanee, osservarle, capire quali sono, studiarle, capire cosa ti stanno dicendo. Quindi tutte le piante spontanee hanno comunque anche una, cioè sono anche bioindicatrici, quindi ti stanno dicendo qualcosa dal punto di vista chimico, fisico, strutturale del suolo.
o dell'acqua, dell'irrigazione del ciclo dell'acqua o del ciclo del carbonio o del ciclo degli elementi nutritivi, azoto, fosforo, potassio e quant'altro. Quindi prima di tutto è osservarle. Quindi, prima di fare agricoltura, secondo me bisognerebbe prendersi, prima di fare, non so, un orto, sarebbe da prendersi un anno prima e vedere le piante che stanno spuntando e che sono presenti e studiarle, se si può, chiaramente, non sempre si può fare. E quindi poi man mano capire quelle che sono potenzialmente più aggressive, più potenti, più impattanti e invasive, tra virgolette, invasive. Ma più, ecco, agguerrita in qualche modo, che hanno una grinta in più. E quindi ecco le rizomatose, quindi quelle vanno gestite in un modo. Sicuramente gli occultamenti prima della coltivazione fanno tanto. In qualche caso anche alcune lavorazioni possono essere d'aiuto. Mi viene in mente, non so, il convolvolo, la sorghetta, far sì che prima di entrare in coltivazione, se si ha un campo veramente molto, diciamo, densamente popolato da queste colture rizomatose, fare delle sarchiature estive, quindi importare in sarchiature, dico, con un estirpatore, quindi sì, senza frammentare il rizoma, ma portare il rizoma il più integro possibile in superficie e farlo seccare all'aria, al sole, aiuta a far sì che almeno una parte dei rizomi siano devitalizzati. E quindi le rizomatose sicuramente sono quelle più agguerrite, che però ho visto nel tempo che prendono piede quando non ci sono altre colture in campo. Quindi, ad esempio, non so, abbiamo appena trinciato un sovescio settimana scorsa, che era un sovescio autunno vernino, quindi con una diversità di graminacee leguminose, seminato a novembre, in un campo che l'anno scorso abbiamo fatto mais super infestato di sorghetta. Nel momento in cui c'era il sovescio, la sorghetta e il convolvolo, zero, non c'era ombra. Nel momento in cui abbiamo trinciato, una settimana dopo, sorghetta e convolvolo ovunque. E quindi è interessante vedere che queste spontanee, queste rizomatose, prendono piede proprio quando la copertura del suolo viene meno, no? Mm-hmm. Oppure adesso c'è uno strato di organico così, perché abbiamo soltanto trinciato e lasciato in superficie, ma questo non è importante. Probabilmente c'è proprio anche in qualche modo il suolo sente che la funzione ecosistemica che è delle piante, cioè di fare la fotosintesi, di pompare carbonio e sostanze radicali nel suolo, viene meno, perché chiaramente si è trinciato in questo caso il sovescio, e quindi ripartono quelle, e dopo anche ripartono quelle spontanee lì rizomatose. E poi anche il fatto che chiaramente nel momento in cui c'è una copertura di un sovescio, di una cover bella densa, le rizomatose sotto possono far poco. Nel momento in cui lo trinci, prendono spunto. Ma poi anche, appunto, ci confrontavamo con Matteo, sempre riguardo il fatto di anche fare una grossa copertura di pacciamatura nel tempo, almeno così mi aveva detto, che aveva notato che nei suoi sistemi agroforestali comunque le colture che erano in grado di emergere, di venire fuori, di oltrepassare la pacciamatura, erano proprio le rizomatose, no? Quindi la romice, la rumex, eccetera eccetera, e quindi è interessante proprio anche l'approccio che ha il fatto di coprire il suolo con piante vive proprio per contenere le spontanee. Sì. Quindi questo come introduzione al fatto di come gestire le rizomatose, quindi sicuramente con occultamenti, sarchiature, estirpature in estate, magari chiaramente a discapito della fertilità del suolo, dell'ossidazione e della vita microbica, legato poi anche a delle cover crop belle, belle folte, a coprire il suolo tanto con materia organica e con piante vive. Mentre sono le classiche, magari, piante spontanee, diciamo, da orto, quindi l'amaranto, il farinello, la galinsoga, la portulaca e così via, quelle sinceramente mi fanno anche poca paura, ecco. Non sono piante spontanee che ritengo così dannose o invasive, sempre quando si tende ad andare verso il controllo dell'andata a seme. Mm-hmm. Quindi il fatto di contenere, il fatto che, non so, quest'anno lascio mezzo abbandonato
raccolgo, sì, ma lascio abbandonato il mio orto, 5 miliardi di semi per metro quadro l'anno dopo, e quindi chiaramente la situazione diventerà anno dopo anno più ingestibile. È importante, secondo me, andare a gestire le piante spontanee quando sono allo stadio di cotiledoni, quindi appena si sviluppano, piccolissime, o meglio ancora quando non le vedi neanche, quindi appena i semi si stanno schiudendo, magari con delle false semine, con degli strigliatori, con delle sacchiature superficiali o con appunto, degli occultamenti anche. E dopo, nel momento in cui si è già seminato, trapiantato in campo, comunque sì, la gestione va fatta con dei sarchi, con delle lavorazioni comunque molto superficiali, che da una parte ti permette di togliere le spontanee, dall'altra parte comunque anche fare una sarchiatura è come dare come fare una concimazione effettivamente, perché tu Sì. vai a usare sostanza organica e vai a mineralizzare elementi nutritivi, e quindi nel momento in cui vai a fare una sarchiatura è come se stessi facendo un mezzo a concimazione anche. Quindi anche questo è una cosa interessante da tenere in considerazione. Però ecco, intervenire tempestivamente e far sì che le piante spontanee vadano il meno a seme possibile. Sicuramente. Ti volevo chiedere due cose. Una, quel campo in cui hai il convolvolo adesso dopo, come approccerai, ecco, il convolvolo che è cresciuto in mezzo ai residui culturali del sovescio precedente? Allora, in quel campo lì in particolar modo andremo a fare un frumento. In realtà dove sto lavorando dall'anno scorso, abbiamo iniziato anche a fare delle buone parcelle, insomma, di cereali, quindi in questo caso sono 5.000 metri quadri divisi in due. L'anno scorso metà abbiamo fatto mais, metà abbiamo fatto un sovescio. Dove abbiamo fatto il sovescio, poi abbiamo messo sì, un frumento, e dove era stato fatto il mais abbiamo messo giù un sovescio, una cover autunno vernina. Nel momento in cui adesso abbiamo trinciato, sta venendo su appunto convolvolo e sorghetta, che trincerò continuamente, appena, cioè, cercherò di fargli fare il meno fotosintesi possibile, e poi ci andrò a fare una lavorazione comunque abbastanza minima, quindi passerò una dischiera, un erpice a dischi, e poi praticamente abbiamo appena preso questa macchina che è una combinata erpice rotante più seminatrice, quindi dischiera. Diciamo un paio di volte passare la dischiera, diciamo magari tra settembre e ottobre, e poi direttamente andrò con una semina diretta, appunto erpice rotante più seminatrice, con un frumento. Stiamo coltivando una popolazione evolutiva 180, quindi 180 varietà di frumento tenero mescolate assieme, che erano 180, poi nel tempo c'è un agricoltore Certo. che se li sta portando avanti da anni, quindi anche molto interessante anche che tipo di seme stai utilizzando, perché chiaramente in questo caso sono frumenti che crescono molto alti, che hanno comunque magari più una problematica di allettamento, ma il convolvolo li fa un baffo, nel senso che andate a vedere anche l'altro giorno in campo catalogo, c'era il frumento il Bologna, che è una varietà diciamo moderna e molto bassa, selezionata proprio per essere bassa e facilmente meccanizzabile con poco allettamento, che il convolvolo lo stava già sovrastando, mentre queste popolazioni, queste varietà antiche, comunque essendo molto alte, il convolvolo non riesce a sovrastare, e quindi riesce comunque andare a fare una raccolta con un campo messo bene. Anche proprio perché nel momento in cui vai a seminare appunto un frumento in autunno, e durante tutta quanta la primavera e autunno, scusa, l'autunno e la primavera e l'estate, il suolo è coperto, il convolvolo e anche la sorghetta non è molto molto poco presente. Il problema è dopo la trebbiatura del frumento, perché chiaramente è lo stesso discorso di prima: nel momento in cui vai a trinciare o a togliere una pianta viva, le spontanee sotto le rizomatose partono, e quindi quest'anno abbiamo provato nel frumento che abbiamo seminato a fare una bulatura, quindi una trasemina in un cereale appunto autunno vernino di erba medica, e vedremo. Abbiamo fatto questa trasemina a febbraio. L'idea è quella che dopo, nel momento in cui andiamo a trebbiare, ci sia appunto la medica che copre il suolo, che sia comunque già presente, ed effettivamente c'è, la vedi, non è così sviluppata, ma
lì sotto, che nel momento in cui si andrà a trebbiare dovrebbe coprire il suolo e far sì che la gestione della copertura del suolo venga fatta dalla medica piuttosto che dalle rizomatose. Quindi... La bulatura la fai a spaglio nel frumento? Sì, in questo caso l'ho fatta a spaglio e dopo avevamo in realtà una seminatrice a spaglio, quindi sì, un carrellino che distribuiva molto, sì, abbastanza omogeneamente i semi, quindi in superficie, e dopo ho fatto una strigliatura. Si può fare una strigliatura o con un trattore, con un mezzo, in questo caso essendo 2500 metri mi sono fatto avanti e indietro con lo strigliatore manuale. È stata una bella questa campagna. È perché ho visto che ne abbiamo parlato anche insieme in passato dell'approccio di agricoltura conservativa, e voi avete intervistato, lavorato come collettivo, sì, Risospera anche con Andrea Fasolo. Sì. Cos'è, qual è l'ostacolo più, lo dico da ignorante, di grani, di frumento, di cover in alternanza con i cereali, qual è l'ostacolo più grande a fare quel tipo di approccio su una scala medio-piccola? È l'acquisto della macchina, della seminatrice direttissima, e il fatto delle tempistiche? Mi viene in mente che quel tipo di problema lì potrebbe essere, di cui stiamo discutendo adesso, potrebbe essere molto diminuito dal fatto di avere una continuità quasi estrema, no? Fra la cover e seminarci dentro il frumento senza neanche trinciare, no? Cioè, per chi non sa di cosa stiamo parlando, sì, c'è un tipo di approccio, magari ne vuoi parlare un attimo tu, Enrico, no, brevemente. Vai Dario, vai tranquillo, parla. Non sono sicuro di poter fare una descrizione accurata, però quello che ho in mente visivamente è una cover mista che viene seminata a campo aperto, cioè in pieno campo, e poi al momento della semina c'è un implemento del trattore che non fa altro che allettare la cover e seminarci dentro senza fare nessuna lavorazione, senza intaccare nessun orizzonte del suolo, dico bene? Esatto, sì, una seminatrice da sodo. Sì. Esatto. Che a volte la fa questa cosa la fa la stessa seminatrice, a volte si tende a utilizzare un roller crimper prima, sì, della seminatrice, poi, in base alla seminatrice che si ha, e generalmente, ecco, viene utilizzata per colture estensive, quindi cereali, soia, mais, frumenti, cereali vari, colza e quant'altro, e fagioli, eccetera, eccetera. E, sicuramente i limiti di questo approccio potrebbero essere, perché noi non lo stiamo implementando così, quindi magari sarebbe una domanda da fare appunto ad Andrea Fasolo, che magari potrebbe sì, intervistare una volta, è un nostro amico, collega e sì, sì, grandissimo appassionato ed esperto di questo, ma di molto altro anche, proprio sulla gestione anche di sovesci, del cover crop, ne sa molto. E, quindi i limiti potrebbero essere il macchinario, quindi la seminatrice su sodo, che chiaramente ha un costo non indifferente. Qui in zona c'è anche un terzista che ha una seminatrice da sodo e ci ha fatto delle conversazioni a volte, e lui diceva che alcuni agricoltori tendevano a chiedergli di fare una semina su sodo come ultima spiaggia perché si erano presi male con le tempistiche. E lui diceva no, cioè che quell'approccio lì è deleterio, è sbagliato. Quindi deve essere proprio basato sulla progettazione e programmazione delle rotazioni, degli avvicinamenti, delle colture, perché chiaramente così riesci a gestire bene le spontanee, che è l'altra problematica grande, insomma, è la gestione delle spontanee. E quindi che è una cosa che va fatta nel tempo, in alcuni anni di lavoro. E proprio per questo, appunto, secondo me, in agricoltura conservativa c'è chi ancora utilizza, ad esempio, gli erbanti, no? Gli erbicidi. È una cosa che non riesco molto a capire io, cioè capisco, ma non lo capisco. Nel senso, si sta lavorando sulla fertilità del suolo, sulla non lavorazione del suolo, sul preservare i microrganismi, la fertilità, da una parte, dall'altra si utilizzano erbicidi e quindi comunque prodotti di sintesi che hanno anche un effetto Impatti su. sulla vita, esatto, un impatto sulla vita microbica. Però effettivamente quello è il grande scoglio, no? La gestione delle spontanee. Anche perché nel momento in cui fai una semina su sodo e c'hai un residuo colturale in superficie, non puoi entrare come ultima spiaggia poi con dei sarchi, con delle macchine, con dei trattori comunque che ti permettono Certo. di fare o una sarchiatura, una solcatura o qualcosa per gestire le spontanee che eventualmente potrebbero svilupparsi. E quindi il diserbo, da quel punto di vista, fatta a tabula rasa, si semina la coltura
mais, soia o frumento che sia, e si parte da quella cosa lì. Non tutti quanti lo utilizzano, questi gli erbicidi, insomma, in agricoltura conservativa, però è una cosa che io ho sempre visto con un po' un punto di domanda, ecco. Quindi, secondo me, le tre cose sono queste, e poi molto, appunto, lo studio, la trattazione, gli avvicinamenti e capire bene quali tipo di sovesci, cover crop utilizzare, in che momento dell'anno, se sono colture gelive, se sono colture, non so, estive, primaverili, ecco, l'epoca, il momento di semina è anche fondamentale. Ottimo, scusami per questa digressione, mi interessava sapere. È interessantissima, una cosa che a me sta appassionando molto, anche perché appunto cercare una soluzione di fare cereali, quindi qualcosa che effettivamente, sì, sia anche sostanzioso dal punto di vista anche nutrizionale, mi viene da dire, quindi partendo da, non che gli ortaggi non lo siano, chiaramente anche gli ortaggi lo sono, ma diciamo con una pagnotta di pane ce magni, con un cespo di insalata, un po' insomma, meno. hai magnato, c'è ancora fame. Visto che abbiamo parlato tanto, scusami, vai, vai. Dimmi, no, no, vai, vai, scusa, stavi finendo. No, quindi trovare anche delle risposte a cercare di fare una cerealicoltura con minore impatto sul suolo e che sia in qualche modo rigenerativa è interessantissimo, partendo proprio dal suolo e poi prendendo in considerazione tutte le variabili della cerealicoltura, che sono anche l'utilizzo del seme, no? Quindi anche il discorso delle popolazioni evolutive, dei miscugli evolutivi, anche questo è un tema affascinantissimo. Qui in zona c'è un agricoltore che ha sviluppato una casa delle sementi, e quindi appunto proprio ieri ci siamo trovati con lui e altre persone, hanno creato una giornata aperta bellissima sulla biodiversità cerealicola, e quindi c'è tanto tanto da imparare, da sperimentare, da vedere, da recuperare anche proprio come salvaguardia di diversità nutrizionale e di qualità dei prodotti poi che si ottengono. Visto che abbiamo parlato un bel po' di cover, abbiamo parlato, cioè ci siamo scambiati qualche messaggio brevemente sul fatto che sei molto interessato all'approccio no-till che fa uso di estensivo di cover, forse intensivo è la parola giusta, fa un uso intensivo di cover crop e di allettamento, no? Invece che di una lavorazione per interrarle, o un po' un approccio che Daniel Mace adotta negli Stati Uniti, che entrambi, di cui entrambi ammiriamo il lavoro. Ci vuoi descrivere un pochino un iter di una cover in una tua aiuola, come si svolgerebbe durante l'anno? Per esempio, qui ci sono alcune foto che mi hai mandato, non so, magari dimmi pure quale foto è più Magari c'è appropriata per descrivere. dove c'è poi il broccolo fioraro, ecco, scusa, prima, esatto, partendo da, scusami, cioè vai indietro, la prima che vi hai messo, prima ancora di questa, prima ancora, prima, questa. Esatto, quindi questo qua è un primo esperimento che ho fatto già, è stato 4 anni fa, 4-5 anni fa, in cui avevamo utilizzato la pula di frumento come pacciamatura, che avevamo un contatto che ci dava della pula di frumento. Praticamente da questa pula di frumento è nato un campo di... No, scusa, non era frumento, era non era frumento, era farro, e quindi è nato un campo di farro, che è questo qua. E a un certo punto ho detto, ma cioè, avevamo trapiantato in mezzo delle cipolle, le abbiamo utilizzate come cipollotto, quindi siamo riusciti in qualche modo a raccoglierle, però ho detto che cavolo me ne faccio io di questo farro. Ed è stato lì proprio nel momento in cui stavamo iniziando ci stavamo trovando con Isabella e Dimitri, con Federico e Elisa, con Andrea, insomma, era un po' i primordi del collettivo. E era un po' echeggiava nell'aria appunto queste tecniche di non lavorazione del suolo, di gestione di cover e trapianti sul sodo, e quindi ho detto, boh, proviamoci, vediamo che ne viene fuori. Quindi in questo caso è il momento in cui il farro stava fiorendo, in realtà l'abbiamo preso un po' dopo,
quindi alcune spighe erano già, stavano già andando in, verso la maturazione, quindi c'è stato poi un problema di, che si è sviluppato di nuovo del farro, però molto ridotto come cosa. Quindi quando è in fioritura, generalmente un cereale con una leguminosa oppure comunque anche un miscuglio di diverse essenze, vengono allettate. Generalmente si utilizza o un roller crimper da motocoltivatore, da trattore, o un food crimper, che può essere, ad esempio, questo qua, un palo di una staccionata, semplicissimo, legato con due spaghi, in cui, diciamo, la parte tagliente, la parte attrezzo fatto a forma di T, adesso in realtà lo sto utilizzando a forma di C, che è molto, quindi, un profilo di metallo a forma di C o U. Una C, giusto per chi non ci vede, una C capovolta, nel senso che le parti taglienti sono appoggiate al terreno, diciamo. Esatto, esatto. Le parti taglienti vanno leggermente affilate, non troppo, quindi l'idea non è quella di recidere il fusto, ma semplicemente inciderlo, quindi per bloccare i vasi linfatici. Quindi le graminacee vengono soprattutto utilizzate per questo scopo qua, perché hanno comunque un fusto bello alto, sviluppato, tipo la segale, il frumento, l'orzo, il farro in questo caso anche, quando sta andando la vena. La vena, esatto. Quando sta andando in spigatura, è il momento massimo in cui si sviluppa appunto anche lo stelo della pianta, si va ad allettare, quindi a buttare giù e incidere il fusto. Questa devitalizzazione poi viene accentuata e velocizzata da una fase di occultamento, che può durare in base al tipo di cultura che abbiamo seminato, in base alla stagione dell'anno, dai 15-20 giorni. Questo occultamento si fa con un telo da insilato, tendenzialmente se siamo in primavera o in autunno si può mettere il nero verso l'alto, mentre siamo in estate, per ridurre un po' l'effetto albedo, si fa col bianco verso l'alto. Si mettono dei pesi, quindi deve essere bello a contatto con il terreno, 15-20 giorni di occultamento, poi si toglie, quello che troviamo praticamente è uno strato di pacciamatura superficiale, ancora molto, diciamo, una pacciamatura molto lunga, molto fibrosa, intera. Quindi non è un occultamento che aiuta a decomporre la sostanza organica, ma è semplicemente per devitalizzare la cultura. Ma quello che troviamo sotto è interessantissimo, che è il suolo completamente lavorato dalle radici delle piante. Ti ho mandato anche quel video lì, proprio vedi un suolo super strutturato, super un suolo fantastico. E in più, facciamo vedere se ci riesco. Quello che mi ha mandato su WhatsApp, purtroppo non lo riuscivo a scaricare, ma lo posso aprire su WhatsApp. Vai, tu continua intanto, scusami. Sì. Ecco, quindi l'idea è quella di far sì che siano le radici stesse delle piante a strutturare il suolo, a creare quei micro macropori essenziali per il flusso dell'acqua, la ritenzione comunque e il giusto grado di ossigeno, aria all'interno del suolo, micro macropori. Vita microbica, troviamo insomma tutto quello che è suolo pacciamato, suolo coperto, quindi tutto quello che è necessario poi per la cultura che verrà successivamente. Quindi si va con una trapianto su sodo, si apre leggermente la pacciamatura e si va a trapiantare. In questo caso qua avevamo utilizzato, non è questo video, è l'altro video, questo qua, esatto. Qui vedete, questo qua è proprio quel campo lì che stiamo vedendo. Questo qua è una coltura di broccolo fiolaro. E vedete i fili verdi, insomma, d'erba, è proprio il farro che è ricacciato. Ma sotto la pacciamatura c'è una cosa bellissima. Mi ricordo la prima. Qua non è stato fresato, non è stato lavorato. Niente. Sì, sì, sì. È spettacolare perché è super friabile. Mi ricordo quando ho fatto il primo sovescio d'avena che ho provato, e questa cosa qua che stai facendo vedere nel video che stavi raccontando prima è proprio spettacolare da vedere dal vivo, no?
mettere le mani là dentro in un terreno che tu ti aspetti duro e vedere che è più friabile che se lo avessi lavorato tu. C'è proprio a testimonianza che la radice delle piante insieme alla microbiologia lo possono lavorare 1 miliardo di volte meglio che, di quanto un implemento del trattore, poi, perché è capillare quel lavoro lì, no? Decisamente, sì sì, e proprio sono degli aggregati che poi hanno anche, sono rivestiti di gel, dei microrganismi, dei funghi, sì. Quindi hanno anche una stabilità nel tempo, sono resistenti all'acqua, quindi anche l'effetto di lisciviazione e di compattamento poi di quello che accade dopo una fresatura, no? Dopo una fresatura vedi subito l'effetto di compattamento e di in qualche modo c'è un collasso degli aggregati della struttura degli aggregati, mentre lì hai aggregati che sono completamente super stabili, cioè, e dopo un profumo, una vita in quel suolo lì che è entusiasmante. Bello. È molto bello. Poi, fra l'altro, è come quando, no, quel classico disegno da libro di testo in cui c'è questo aggregato, all'interno è anaerobico, all'esterno è aerobico, in questo caso qui ha proprio quelle colle microbiologiche intorno, esatto. Ha proprio il suolo perfetto, in cui no, hai il giusto equilibrio di condizioni aerobiche, anaerobiche, e questo rivestimento, questo film, no? Di microrganismi nel suolo, appunto, perché non avendolo disturbato, favorisci anche tutta quella proliferazione anche di vita magari più fungina, no? Quindi le micorrize, chiaramente, per svilupparsi, ha bisogno di suolo non disturbato, non eccessivamente concimato, e quindi è proprio un approccio, secondo me, di orticoltura molto molto interessante. Che poi i cereali hanno una storia proprio evolutiva di consociazione, diciamo, di sinergia, di simbiosi con le micorrize, perché come colture da pianura, diciamo, da piana, da prateria, e quindi io mi ricordo sull'avena l'avevo visto, ero rimasto proprio scioccato. Penso che un'esperienza che tutti dovrebbero fare una volta per proprio riflettere su cosa vuol dire lavorare il terreno davvero, Esatto. E poi se pensi anche ai benefici ecosistemici che questa cover ha svolto magari per mesi, no? Adesso, ad esempio, la cover che abbiamo trinciato recentemente e l'abbiamo seminata appunto a ottobre, quindi durante tutto il periodo invernale è stata in grado di fare fotosintesi, seppur in piccole quantità, comunque l'ha fatta, sequestrare carbonio, mantenere un suolo vivo e ospitale per l'attività microbica, creare questo effetto spugna. Produrre ossigeno, trattenuta anche degli elementi nutritivi, quindi minor effetto di lisciviazione dell'azoto piuttosto che altri elementi nutritivi, minore eutrofizzazione delle acque, insomma, tutta una serie di cose che se pazzesco. assecondassi nella natura del suolo, che è quella di essere coperto di piante vive in primis o eventualmente di una copertura organica, diciamo, morta, tra virgolette, come può essere appunto una pacciamatura o un compost. Anche se il compost non è morto, chiaramente io, ma non viva, non fotosintetica in quel caso, anche i benefici a livello planetario, viene a dire, sarebbero Tantissimi. interessantissimi. Poi il fatto banalmente di aver risparmiato con le lavorazioni sia tempo che economicamente, carburante, impatto, emissioni, è proprio, cioè, un win-win-win-win-win, no? È uno scenario proprio ottimale, no? Sì. Interessantissimo. E Quindi qui c'è si vede in questa un foto da vicino. Scusami. mondo da sperimentare, appunto Daniel Mace, il libro che ha scritto The No-Till Organic Vegetable Farm è super di ispirazione, anche perché dà anche dei miscugli che lui ha utilizzato che possono essere interessanti a poter seminare in diverse epoche dell'anno, e poi l'approccio comunque è abbastanza semplice, non è niente di così trascendentale, no? La tecnica è quella, seminando in una cover, allettamento, crimpatura, insomma, occultamento, trapianto e dopo gestione della coltura che sarà. Anche qua c'è da stare attenti un po' con che tipo di spontanee abbiamo, e effettivamente se abbiamo delle zomatose ho visto che sono in grado di ritornare incalzanti, insomma, seppur appunto con la pacciamatura, con subito un trapianto e così via. Abbiamo fatto lo stesso esempio quest'anno con meloni angurie, il convolvulo e la sorghetta sono lì che sono partite, abbiamo fatto un diserbo manuale, comunque stanno ricacciando, quindi a un certo punto ci sarà anche il fatto di dire, beh, lasciamo andare il campo come va, facendo sì che non vadano a seme, per poi riprenderlo meglio in mano magari l'anno prossimo, quindi in quell'aiole lì poter fare magari dei cicli
di ortaggi che prevedono magari una pacciamatura di un telo, quindi non so, le zucche o i pomodori da salsa, Sì. che generalmente io le faccio appunto con telo da pacciamatura, e quindi far sì che un anno vai comunque a coltivare quel lotto, ma gestendo molto bene la pressione delle spontanee, appunto con questa pacciamatura, quindi un telo classico intrecciato, Intrecciato. esatto, e per poi successivamente riproporre magari una gestione del genere, quindi ma partendo da una stazione migliore con una pressione minore di rizomatosi spontanei. Questo, ho due domande su questa questione, una molto spinosa, però inizio dall'altra. La prima è, quando uno non ha a disposizione, cioè perché chiaramente quando, cioè, un punto debole di questa tecnica è il fatto di non avere un attrezzo che rende il crimping, questo allettamento con incisione, super piacevole ed efficace. Cioè se una piccola zona si può fare bene anche in uno o in due con queste sbarre magari autocostruite. Su grande scala si usa un roller crimp, ho visto Matteo ha creato un po' una specie di roller crimp con una bombola del gas, diciamo, modificata, risaldata, eccetera. Qual è, cioè, forse la via è quella, no? Di creare un implemento per motocoltivatore che permetta di fare quel lavoro lì. Sì, Come in suggerisci? realtà non so se hai visto qualche video, qualche foto, io non ho provato direttamente, ma appunto sulla pagina Instagram di Fruit Farm, loro addirittura si rotolano Una con il tavola di corpo, sé. si Sì. rotolano con il corpo e, per allettare la segale, e poi diciamo che l'occultamento fa il resto, no? E piuttosto che c'è qualcuno che utilizza anche il rullo, ad esempio, di una fresa o di un erbicerotante, semplicemente facendo scorrere il rullo, oppure anche un bidone di ferro, comunque sia un po' pesante, insomma, per schiacciare e allettare, quindi senza in questo caso incidere la cover, incidere il fusto della cover, ma poi con l'occultamento, diciamo che se sei tempestivo lo metti subito e ci metti magari dei pesi anche sopra proprio, e chiudi bene anche i lati, quindi che si crea anche calore e che questo processo di devitalizzazione della cover sia veloce, penso che puoi farlo anche con un rullo classico da giardinaggio, ecco, mi viene. Normale. Ovvio che La... un roller crimper sarebbe molto migliore, molto più efficace, però comunque ecco, anche un foot crimper a me piace, in un momento in cui magari appunto Ci sta. devitalizzare una cultura, appunto magari sei anche in un periodo magari non completamente oberato di lavoro, quindi generalmente sei tra aprile e maggio. Devi devitalizzare una coltura, diciamo autunno-vernina, oppure poi in realtà se utilizzi colture estive lo potresti anche lasciare come, sì, sono anche gelive, lo potresti anche lasciare in piedi, e poi quando si allettano da sole le ritrovi poi già l'anno dopo praticamente allettate durante l'inverno. Questo mi fa andare alla seconda domanda, che è quella che secondo me è spinosa. L'altro giorno si parlava con Flavio, con le nostre due woofer, dell'uso che si fa della plastica nei nostri campi, no? Del fatto che in alcuni casi un modo che sembra ecologicamente sensato, perché appunto, come nel caso dell'occultamento, ci evita di usare un macchinario, ci evita di disturbare il suolo, ci evita quindi lavorazioni eccessive, eccetera, eccetera, e comunque fa uso però di plastica, con tutto quello che ciò comporta, il fatto di comprare della plastica che quindi incoraggia la produzione di plastica, il fatto che nel tempo rilascia ftalati nel terreno, dopo un anno e mezzo, 2 anni, i teli da insilato è stato osservato che rilasciano queste sostanze di cui sappiamo ancora poco in termini di impatto sul suolo. E quindi la domanda che rimane sempre lì nell'aria è come facciamo a usare meno plastica nei nostri sistemi. E una cosa che a me colpisce sempre è che la plastica che dà più fastidio è quella nera, cioè il fatto di vedere il colore nero sembra avere un impatto molto forte sul pubblico, su chi si approccia a questo mestiere, e soprattutto di vederla a contatto col suolo. Cioè poi si fa un uso estensivo di plastica in tantissimi altri aspetti del nostro lavoro e anche della nostra vita in generale, tipo le serre, mi viene un esempio, no? Nei politunnel, il nylon, eccetera, però non sembra avere un impatto visivo e quindi di riflessione, no? Poi che ne consegue così forte. Quando uno vede un telo nero messo sul terreno, molti provano una repulsione che gli fa pensare: ma questo sistema è veramente naturale, questo sistema è veramente sostenibile. E senza vedere magari il fatto che la plastica ti sta evitando cose molto più impattanti. Come possiamo, cioè in questo caso qui, per esempio, no? Mi viene in mente come posso eliminare il passaggio dell'occultamento. E te lo dice uno chiaramente che fa uso estensivo di occultamento, soprattutto all'inizio
di un sistema. Quali sono le tue riflessioni in metodo? Come possiamo evitare almeno il più possibile l'uso del telo d'occultamento o della pacciamatura intrecciata, eccetera, del telo intrecciato? Sì, sì, sì. Beh, allora, come punto di partenza c'è da dire che alcune ditte che producono teli da insegnato utilizzano anche magari per alcuni prodotti fino all'80% di plastica riciclata. Quindi cercare anche quelle realtà che magari, o quei prodotti, appunto, teli da insegnato provenienti da plastica riciclata, che sono, a mio parere, un po' più virtuosi, ecco, un po' meno impattanti, perché comunque riutilizzano la plastica comunque riciclata. Poi anche il riciclo della plastica è sostenibile o non è sostenibile? Cioè, è uno dei tanti compromessi che dobbiamo fare, che si fanno in agricoltura, no? E se no saremmo ancora raccoglitori, nomadi e cacciatori, insomma. E quindi, ecco, secondo me trovare quel compromesso non è molto soggettivo, è molto personale. E per limitare l'impiego di plastica, in questo caso per l'occultamento, sicuramente se si vuole gestire una cover è fare una crimpatura nel momento adatto. Se andiamo a crimpare una graminaccia nel momento in cui è in fase di spiegatura, nel momento in cui è, diciamo, prima della maturazione del seme, quindi nel momento tecnologico adatto, la crimpatura estensivamente lo fanno, no? Passano il crimper, roller crimper, e non è che ci fanno l'occultamento, la cultura si digitalizza sì, su grande scala. un maggiore tempo, quindi ci vuole una tempistica maggiore, e quindi va preso in considerazione questa cosa qua, però si può fare anche senza occultamento. O magari due passaggi di crimping, non so se lo fanno su grande scala. Magari due passaggi di crimping, sì, A magari. distanza. Esatto. Dipende poi anche dalla cultura che stai utilizzando. Per esempio, la segale, lei è in grado, secondo me, di ritirarsi su e di ricacciare. Magari già un orzo, un frumento, se fai una crimpatura fatta bene, magari, e deve essere con un mezzo pesante, quindi anche lì sì, è più il beneficio del compattamento o dell'occultamento. Quindi, qual è il compromesso che si vuole intraprendere? Però sì, è molto soggettivo, ecco. Quindi comunque questi teli di plastica effettivamente, se utilizzati per fare un occultamento, restano giù 15 giorni, 20 giorni, un mese, un paio di mesi. Ecco, non stiamo parlando di occultamenti, quindi di plastica che rimane lì per mesi, 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 quindi che vengono degradati magari anche dai raggi UV, che comunque sono plastiche resistenti ai raggi UV, con magari una serie di additivi anche chimici, chiaramente. E d'altro canto, comunque, sono appunto dei momenti in cui vengono messi questi teli e poi tolti e trapiantato, seminato, o comunque gestita la cover o lo sovescio velocemente. Ecco, quindi il tempo in cui un telo, almeno come lo utilizzo io, veramente resta giù un periodo e poi basta, Molto breve, sì. molto breve. E quindi, se devo fare in qualche modo un occultamento più lungo, lo faccio con una cover crop, lo faccio con uno sovescio, lo faccio con le piante, che ha comunque un effetto, diciamo, di coprire il suolo, evitare lo sviluppo di piante spontanee, migliorare, insomma, come si diceva prima, tutta una serie di condizioni chimico-fisiche del suolo, e quindi l'occultamento lo tengo proprio per gestire e devitalizzare una cover, un sovescio. Per velocizzare, ecco, perché comunque ci sono a volte delle tempistiche anche strette e veloci, quindi lo faccio così. Se no, eventualmente anche con fieno, paglia, nel momento in cui vai a devitalizzare la coltura di copertura, la cover, la crimpatura, e ci aggiungi sopra un altro strato di pacciamatura, paglia, fieno, Pesante. abbondante, esatto. E quello non l'ho mai provato, sinceramente, per, diciamo, proprio come occultamento, ma l'ho fatto ad integrazione di un buon strato di pacciamatura, quindi, ad esempio, nella coltura, una coltura autunno estiva, che è stata poi appunto processata d'inverno, ci ho aggiunto dell'altro fieno, quindi 10-15 cm di fieno, per incrementare questa pacciamatura, per poi andare a tracciarci. Ecco, anche questo può essere un esperimento da fare, però non so se sia effettivamente risolutivo Efficace. di un occultamento.
vero e proprio. Sì, è interessante. Cioè, secondo me la chiave appunto è perché quando uno si approccia a questo tipo di sistemi e vede il nostro uso magari dei teli, potrebbe pensare, ok, ma è un punto d'arrivo o comunque è un compromesso temporaneo, ma ci sarà un giorno una tecnica, un metodo, una tecnologia che ci permette di superare. E spesso devo dire che in alcuni sistemi, senza fare nessun nome, sembra un po' che sia un punto d'arrivo, mentre invece è importante, come hai fatto adesso l'esempio tu, che noi abbiamo delle idee su come potremmo nel tempo, con sistemi ancora migliori, se avessimo un pochino più di tempo, un pochino più di risorse, eliminare quell'elemento lì dal nostro sistema. Cioè, penso che il problema è quando invece uno lo considera un punto d'arrivo, una ricetta standard all'infinito. Sì, probabilmente il punto d'arrivo magari neanche c'è, ma mi viene a dire che quello che si potrebbe avvicinare è quello che accade in natura, no? Quindi un suolo completamente sempre coperto da uno strato, diciamo, di organico in decomposizione, più piante, minerale sotto e sempre piante vive che sono certo. Sopra questi vari livelli, diciamo, di evoluzione, poi di successione evolutiva del suolo. Cioè, ci hai parlato prima del fatto che voi autoproducete il compost nel posto dove sei adesso. Ci vuoi dire un pochino di compost e anche di questa cosa che vediamo sulla destra, che è un preparato, un bio preparato tipico della tradizione sudamericana che si chiama tecucana, giusto? Esatto, sì. Allora, il compost, appunto, dove sto lavorando adesso, ce lo produciamo per buona parte. È un compost prodotto da essenzialmente resti di ramagli e potature, quindi una buona parte di diciamo carbonio, quindi materiale più ricco in carbonio. E, c'è un amico, un vicino qua che ha una trincia forestale, quindi tutte le potature, tutti i resti di rami li accumuliamo, passa la trincia forestale, viene fuori una sorta di cippato grossolano e su questo letto di cippato ci aggiungiamo del letame, ci aggiungiamo dell'altro materiale ricco in carbonio, che possono essere foglie, resti di potature magari un po' più fini, facciamo dei grandi cumuli e gestiamo, diciamo, l'umidità, quindi monitoriamo il grado di umidità e di temperatura, un termometro, una sonda, e lo rigiriamo. Ecco, un compost che non riusciamo a rigirare molto frequentemente, anche se sarebbe magari da farlo, da rigirare, però tendenzialmente quello che tendo a fare è far passare la fase termofila, e nel momento in cui, che può durare, ecco, 2-3 mesi, in base al contenuto, al rapporto carbonio-azoto, non ti ho detto, la parte azotata invece è più proveniente dal letame equino e letame ovicaprino. Quindi mettiamo assieme queste due matrici, una più azotata e una più ricca in carbonio. E in che proporzioni? Proporzioni variabili in base all'epoca dell'anno, diciamo, comunque può essere da un 50-50 per un, diciamo, un compost più ricco, più batterico e più azotato, a un 80% carbonio e 20% azoto, tra virgolette, insomma, come rapporto, sì. In volume, per avere un compost che calda meno, che ci mette più tempo in prodursi, ma che è più carbonioso, quindi più diciamo a lenta cessione nel suolo, ma che avrà un impatto e una stabilità nel suolo maggiore. Fisicamente come lo fate questo cumulo? Cioè, fate tutto un cumulo, diciamo, oggi, e poi quel cumulo lì lo mantenete, poi lo girate, oppure avete una windrow alla quale aggiungete sempre un ultimo? No, tendenzialmente no, facciamo, diciamo, un periodo di accumulazione di materiale, perché chiaramente non avendo scamionate di roba a disposizione, sì, riutilizzando quello che abbiamo all'interno dell'azienda, lo facciamo in un periodo anche di accumulo, quindi c'è un primo periodo in cui stratifichiamo. Quindi mettiamo sotto, generalmente sempre la parte più ricca in carbonio, la mettiamo sotto anche per evitare poi quell'effetto di mettere letame a contatto con la terra e quindi tutta quella anaerobiosi che si può trovare anche nella parte inferiore del compost, e quel grigiastro, quell'effetto glazing che poi si trova appunto nella parte a contatto col terreno. Quindi mettiamo spesso la parte più ricca in carbonio sotto, quindi ramaglia trinciata, poi mettiamo uno bello strato di letame sopra, poi man mano che abbiamo un'altra cosa, quindi accumuliamo, poi nel momento in cui, okay, diciamo, il volume è abbastanza ampio, quindi facciamo dei cumuli da diciamo 6, 5, 6, 7 metri cubi di materia, quindi non
ingestibili, abbastanza ridotti, ecco, non troppo grandi. E gestiamo l'umidità e chiamiamo appunto questo amico che ha un piccolo scavatore che rimescola tutto quanto, aggiungiamo dell'altra acqua, monitoriamo la temperatura, magari nella fase termofila riusciamo a girarlo una barra due volte. Come a mano? No, sempre con lo scavatore, piccolo scavatore, sì. E che è poco in realtà, sarebbe da girare più veloce, cioè più frequentemente, però non avendo lo scavatore in casa è comunque un costo il fatto di chiamare appunto questo amico che viene. E poi la cosa interessante che ho provato nell'ultimo anno e mi sembra funzionale, dopo la fase termofila, quello che faccio, spargo un po', quindi all'inizio facciamo un po' più, diciamo, accumulo, ecco, piramide, perché scaldi bene, anche serve a sterilizzare un po', diciamo, sterilizzare, devitalizzare una parte delle sementi presenti, perché comunque poi utilizziamo anche tutti quanti i residui culturali, i pomodori, le zucchine, insomma tutto quello che magari a fine ciclo lo buttiamo nel compost, e anche le spontanee. Quindi questa fase termofila è anche essenziale per devitalizzare le sementi presenti all'interno del compost. E nel momento in cui ha finito la fase termofila, lo ridistribuisco un po' più basso e faccio dei buchi e ci introduco i lombrichi. E lo lascio lì altri 4 mesi in fase di maturazione con i lombrichi e alla fine tutto viene fuori un ibrido tra un lombricompost e un compost, e che mi sembra anche buono da un punto di vista, diciamo, sia organolettico, tra virgolette, quindi profumo, il colore e anche la tessitura, insomma la struttura del compost, e in più sicuramente anche è molto molto vivo, quindi un sacco di lombrichi, un sacco di artropodi, di unischi, funghi, spesso trovi appunto funghi saprofiti che si sviluppano nel compost, tipo i coprinus o quant'altro. Quindi ecco un compost, diciamo, molto molto diverso rispetto a quello che si utilizza appunto dentro terra, che è un compost completamente morto purtroppo. E poi il beneficio nelle colture, negli ortaggi, nel suolo, lo vedi da un punto di vista proprio strutturale, della struttura del suolo, ma poi anche di nutrizione. Quindi non apporti soltanto carbonio e struttura, ma porti vita, porti diversità, porti ormoni anche provenienti appunto dai lombrichi, e tutta una serie di enzimi, di batteri, funghi e quant'altro. Quindi bello, fare il compost è una cosa che mi piace tantissimo, mi appassiona, e se potessi farei solo quello. Un altro di quegli istinti ancestrali, quando prendi in mano questa materia organica decomposta, come il sottobosco sotto le foglie, no? Il profumo, al tatto, è proprio una sensazione che sta nel retro del nostro cervello, forse, no? Esatto. E poi l'odore, adesso si sa che l'odore noi stimola una risposta ormonale che è associata a un rilassamento, scusami. Sì, c'è anche proprio un batterio che non mi ricordo come si chiama, che è, si sono fatti degli studi, insomma, che questo batterio è in grado di avere degli effetti antidepressivi proprio per l'essere umano, perché entra comunque in circolo attraverso l'inalazione, e dopo, come insomma, siamo fatti in buona parte di batteri e funghi, no? Anche noi, sono questi studi che dicono effettivamente che anche il comportamento nostro è influenzato dai batteri e dai funghi presenti nel nostro intestino. Vedi anche, non so, la candida, no? Che la voglia di zuccheri e così via, quando magari la candida prende il sopravvento su questa voglia di carboidrati, di zuccheri. Ma questi microrganismi sono anche in grado di avere degli effetti antidepressivi, di allegria, di darti buon umore. Quindi non è sempre in tutte le stagioni che il contadino è allegro, però tendenzialmente c'è da dire che è una persona che ha un... Ha un sorriso, ecco, tendenzialmente c'è il sorriso. E come ricetta, sai, c'è questa cosa che per aumentare la concentrazione, la memoria, ti puoi bagnare il polso, cioè l'acqua ghiacciata sul polso sembra avere un effetto sull'adrenalina molto immediato, cioè proprio... E ora l'equivalente per il contadino è di mettere la mano nel compost e annusarlo per avere una botta di felicità. Esatto. Ma poi anche l'odore della pioggia, no? Tipo la geosmina che viene rilasciata dagli altri batteri, i miceti.
che è proprio quell'odore caratteristico durante una pioggia o nel sottobosco, che cioè, è inconfondibile, lo puoi, cioè, ti resta proprio qua, la roba è come una memoria atavica proprio, cioè, è inconfondibile, lo riconosci sempre. Ed è Io in proprio. Sicilia che non pioveva mai in estate, cioè avevi questi temporali estivi e l'odore era proprio inebriante, era potentissimo. E però quando lo sperimenti da piccolo. Sì, che proprio questo è il momento in cui, da quello che ho capito, in cui questi attinobatteri si stanno moltiplicando e riproducendosi, che rilasciano questa geosmina, quindi proprio nel momento di massima esplosione di questi microrganismi che rilasciano questo odore inconfondibile. Allora, torniamo un attimo a, perché so che ti ho già tenuto una marea di tempo, adesso accelero un po', eh. Quindi scusami se ti interromperò un po', magari No, per vai, vai, è che incalzarti. è Allora, bello. Potremmo stare qua ore. e poi io potrei stare 2 giorni, perché è super interessante. Fra l'altro ho già imparato un sacco di cose che non fa mai male. Allora, a un certo punto, all'inizio della conversazione, stavo... Ascoltalo, Dario, ti dico soltanto appunto dell'altra foto lì che non abbiamo attimo parlato, del Ah Tecucana. sì, dimmi un po', scusa, me l'avevo perso, sì, Sì, Tecucana. no, appunto che l'avevo visto lì in foto, quindi praticamente parlo un attimo. Cos'è il Tecucana? Quindi è una riproduzione, un'accumulazione e riproduzione di microrganismi autoctoni, indigeni, che viene fatta partendo da sottobosco e tendenzialmente si utilizza la crosca di un cereale, di un frumento o orzo che sia, e un tipo di zucchero, che può essere zucchero di canna o di barbabietola, o meglio ancora una melassa per aggiungere anche microelementi all'interno del composto. Si lascia fermentare all'interno di un bidone per una quarantina di giorni, quindi chiaramente va mescolato e messo in questo ambiente in cui avviene prima una fermentazione aerobica, poi quando l'ossigeno viene consumato tutto avviene una fermentazione anaerobica e anche si sviluppano quindi batteri e microrganismi aerobici, anaerobici e aerobici facoltativi. E quindi è riproduzione di microrganismi X, potrebbero essere migliaia di ceppi diversi microrganismi, che tendenzialmente comunque sono microrganismi decompositori, che chiaramente si trovano nel sottobosco nel sottobosco delle nostre foreste. La cosa interessante è che sono microrganismi adattati al tipo di suolo, al tipo di clima, quindi è importante prenderli il più vicino possibile al nostro terreno. E che poi appunto possono essere utilizzati per essere aggiunti al compost, chiaramente dopo la fase termofila, perché non sono microrganismi termofili, o meglio andrebbero a morire con alte temperature. Quindi a volte utilizziamo questi inoculi durante la fase diciamo finale del compostaggio, di maturazione, per introdurre poi con il compostaggio, con l'aggiunta di compost nelle nostre aiole, anche tutta una diversità microbica proveniente dal bosco, dalla foresta, e che per me è anche un po' come una memoria, no? La memoria del suolo. E quindi io lo utilizzo molto per questo, anche per riportare comunque diversità, seppur con le nostre lavorazioni andiamo a impoverire di attività microbica, di diversità microbica il nostro suolo, così facendo gli reintroduciamo, riportiamo questi ceppi anche sotto forma chiaramente di spore, di forme quiescenti, di forme non attive, ma che sono lì pronte nel momento in cui andiamo a gestire al meglio la nostra coltura, la nostra fertilità del suolo, quindi minimizzando poi anche chiaramente le lavorazioni del suolo e coprendo il suolo, tutto quello che si è detto prima, insomma. E questi batteri e questi funghi, questi microrganismi sono in grado di ripartire e di ricolonizzare il suolo. E quindi, ecco, a me piace il fatto di riportare comunque anche il selvatico all'interno del coltivato, in questo caso. Due cose ti volevo chiedere sul Tecucana. Uno, se ci vuoi dare un po' di rapporti. Io ho comprato un po' di ingredienti, lo volevamo fare nei prossimi giorni. Che rapporti usi tu per fare un bidone magari da 120 litri? Immagino che usi, no? Uno di quei bidoni. Oppure lo fai. Sì. Normalmente lo faccio sui bidoni da 200 litri, Ah, ok, più grandi. quindi metà e metà di crusca e metà di sottobosco. Ok. L'importante del sottobosco è che ci sia comunque visibilmente anche del micelio di funghi, Certo. che sia proprio diciamo, lo strato più superficiale, ma sia quello sottostante tra le foglie cadute recentemente e il suolo, quindi tra
fase, in quella fascia in cui si vedono comunque micelli, si vedono comunque anche dei degli insetti, magari dei microartropodi, quindi tutta quella fase lì già in via di decomposizione. E aggiungi zucchero in che quantità? Allora, io se utilizzo la melassa, la utilizzo comunque un po' diluita, perché chiaramente la melassa è bella spessa. Sì. E adesso mi sembra che siano una decina di chili per un bidone di 200 litri. Quanto la diluisci, quindi? E la diluisco, fa conto, in un bidone da... faccio tipo due bidoni da 20 litri con acqua e melassa e la mescolo e dopo la sparpaglio. Però ecco, la cosa importante è che non sia né troppo secco né troppo umido, quindi devi fare la prova del pugno, come diciamo, come un terreno in tempera. Al massimo dovrebbe utilizzare, cioè, non un terreno in tempera, ma un terreno che, allora, quando lo prendi, resta un po'... la goccia, aggregato. Resta insieme, dici, sì. Esatto, resta insieme, lo puoi disgregare facilmente e al massimo viene fuori una gocciolina d'acqua, ecco, ma sì. Non di più, quindi che non sia fradicio d'acqua. Però la diluzione melassa-acqua, che mi interessa perché ho della melassa che potrei usare... Quanto la diluisci? Quei 10 litri di melassa, 10 kg di melassa, li diluisco in 20 litri d'acqua. Quindi alla fine hai 30 litri di prodotto, giusto? Sì, esatto. Che vai a mettere in quei 200, in quei 200 litri di altro. Sì, e poi magari non lo utilizzi neanche tanto, in base anche al tipo di sottobosco, magari a volte lo trovi più umido, a volte più secco, quindi di aggiungere più o meno materiale, cioè più o meno acqua e melassa, o acqua e zucchero. Comunque dai 15, 20, 30 litri massimo di sostanza, insomma, umida. E non aggiungi nient'altro in termini di cenere, polvere di roccia o perché i elementi stanno nella melassa? Generalmente no, lo lascio così, proprio c'è chi lo fa, c'è chi aggiunge appunto polvere di roccia, cenere, già nella prima fermentazione, però quando l'ho fatto a suo tempo, appunto, queste tecniche qua le ho imparate facendo un corso in Messico, il diplomato di agricoltura organica rigenerativa di 10 giorni, 10 giorni intensissimi, con Carlo Restrepo, Nacho Simon e Eugenio Grass. Quindi c'era anche questo progetto che si chiama Mass Humus, corso bellissimo, proprio molto molto intenso, perché partiva dalle 8 di mattina alle 10 di sera, era uno stop di informazioni, un sacco di appunti, un sacco di cose, e quindi la ricetta che io ho imparato era così, classica, con questi tre. Come lo usi poi? Allora, io lo utilizzo appunto nel compost, nella fase di maturazione, come inoculo di microrganismi, nei letti direttamente come diciamo inoculo di microrganismi, e dopo è subito da coprire con o una pacciamatura o comunque una copertura del suolo, o leggermente interrata, ecco, se vogliamo assegnarci un sovescio o una cover. E dopo appunto dal tecucana solido si possono fare anche degli estratti liquidi con delle fermentazioni, e quindi tutta quanta la fase di estrazione di microrganismi, e da lì si possono iniziare a fare tutta quanta una serie di biofertilizzanti che utilizzano i microrganismi come starter di fermentazione, per poi mettere e trasformare elementi nutritivi in chelati, e questi chelati saranno poi prontamente assimilabili foliarmente per le piante. Quindi tutto il discorso di supermagro, biofertilizzanti, sempre appunto provenienti dalla scuola sudamericana, si possono fare sia con i microrganismi, quindi con il tecucana, o si possono fare anche con la cacca, la merda di vacca fresca, insomma. Ok, come starter microbiologico. Poi alla fine ci vai aggiungere lì magari anche del siero di latte, però ci aggiungi esatto. Microelementi, giusto? Altre sì, cose sì. Che vanno chelate poi dai microorganismi. I fertilizzanti liquidi, sì. Vengono utilizzati, comunque è una soluzione liquida, quindi c'è la maggior parte acqua, con comunque dell'aggiunta di zucchero per fomentare la fermentazione. Può essere aggiunto anche del siero di latte, delle polveri di roccia, oppure della cenere, oppure dei solfati. Magari facendo un'analisi del suolo vediamo che abbiamo una carenza di magnesio del suolo, si può utilizzare un solfato di magnesio, solfato di potassio, aggiungere a questo bifertilizzante, e durante la fermentazione si producono dei chelati che
saranno poi prontamente assimilabili per le piante via fogliare, e quindi lì poi parte tutta la il discorso di nutrizione delle piante fogliare, che è un grandissimo tema, molto molto interessante. La cosa interessante dal mio punto di vista, quando ne parlavamo con Daniele Melliffi sul podcast qualche tempo fa, è l'idea di fare magari come incubatore questo super magro o anche una tecnologia simile da un'altra tradizione, per poi creare dei prodotti fogliari target, cioè per specifici target, con per sostituire quei prodotti chelati che uno può anche comprare, no? E che magari certo. Daniele ci quindi che hanno un contenuto specifico di un determinato microelemento, ma piuttosto che un'altra cosa. E quindi ecco, uno potrebbe creare dei fermentati specifici che contengono, e usando però come fonte, invece che un prodotto o ricavato da fonti minerali o da fonti sintetiche, un bioaccumulatore dinamico, cioè mettere all'interno, al posto della cenere o al posto del solfato, per dire, sì. un accumulatore di una brassicacea che accumula tanto zolfo, sì. O una consolida che accumula tanto potassio. Cioè, non so le specifiche di questo, ma secondo me sarebbe molto interessante sperimentare con questo, avere un sistema farm-based, cioè dove tutto è una tecnologia interna al proprio sistema, sia i microrganismi che vengono da vicino, diciamo dall'ecosistema circostante, che poi la fertilità, i microelementi che vengono accumulati all'interno del nostro sistema, no? Esatto, sì, sarebbe interessantissimo anche in base a quello che abbiamo a disposizione, appunto, semplicemente anche, non so, alcuni alberi, alcune essenze di alberi sono in grado di sequestrare maggiormente determinati elementi, e quindi magari fare una cenere di quell'albero lì, cioè, esatto. C'è un mondo da esplorare. Visto che abbiamo parlato di fogliare, tu qui mi hai mandato delle foto e ci avevi anche accennato all'inizio della conversazione che avevi fatto un pochino di trattamenti di prevenzione. Ci vuoi dire qualcosa su quale tipo di concimazione fogliare fai e quale tipo di biostimolanti, corroboranti utilizzi? Volentieri. È molto molto interessante il discorso della concimazione fogliare. Tra l'altro stavo ascoltando recentemente, non so se l'hai ascoltato anche te, un podcast di John Kempf, il penultimo che hanno fatto con, non mi ricordo come si chiama, che parlava proprio dell'effetto delle concimazioni fogliari e dell'efficacia dell'assimilazione da parte delle piante dell'elemento nutritivo, no? Quindi non so, per dire, adesso mi ricordo esattamente la quantità, per dire, se utilizziamo determinate unità di azoto per via radicale, dobbiamo utilizzarne tot, e comunque la pianta riesce a utilizzare o assimilare Y, mentre se lo facciamo fogliarmente ne utilizziamo molto meno e la pianta è in grado di assimilarlo molto meglio. E quindi è molto più in fretta anche, no? Molto più in fretta, e quindi c'è anche un discorso di utilizzare meno prodotti, seppur naturali chiaramente, e con una maggiore efficacia, minor costi, e anche sicuramente trasportare, insomma, carrellate di compost è molto più faticoso che non con la tua pompetta a spalla, magari elettrica, finché ti ascolti un podcast la mattina presto. Perché poi l'altra cosa interessante è quella, no? Che le concimazioni fogliari vanno fatte in un determinato momento specifico della certo. giornata, o la mattina presto, prima di sorgere il sole, o la sera tardi, dopo che il sole è sorto. Perché il momento più adatto, perché gli stomi delle foglie e delle piante sono aperti e quindi sono più recettivi, più in grado di assimilare chiaramente l'elemento nutritivo che noi andiamo a distribuire fogliarmente. Per cui ecco, c'è un mondo veramente super interessante. Se non l'avete ascoltato, ascoltatelo, questo penultimo episodio del podcast di John Kempf. Comunque, ecco, tendenzialmente con una stagione come questa, che è stata molto, molto piovosa da noi, penso un po' dappertutto in tutta Italia, e per evitare di dover intervenire con anticrittogamici a base di rame o zolfo, quello che abbiamo fatto è ogni settimana, 10 giorni, sulla natia cucurbitacea, con questo trattamento combinato, quindi prodotto Biol, supermagro, Scusa, zeolite. no, ci siamo persi, mi sono perso il primo Ah, ingrediente. sì, e quindi biofertilizzante, tipo un supermagro, autoprodotto, quindi quello che dicevamo prima, e la zeolite, quindi allora, biofertilizzante è più per, diciamo,
nutrizione della pianta e stimolo, no? Stimolo ormonale, stimolo diciamo di accrescimento e nutrizione. La zeolite più per diciamo ispessimento fogliare, ispessimento cellulare, microelementi che sono presenti comunque nella zeolite e anche come corroborante anticrittogamico o preventivo, perché è proprio questo effetto di asciugare molto velocemente la foglia, no? Quindi di evitare gli stagni di umidità. In combinata con questo o utilizzavo della propoli o dei microrganismi, gli M, dei microrganismi effettivi che si produce un amico che qualche volta mi dà qualche bottiglietta, in base se volevo disinfettare, tra virgolette, la foglia o inocularla di microrganismi, quindi ci sarebbe sempre da alternare, no? Se si fa il propoli, ad esempio, se utilizza il propoli, il trattamento dopo si tende a fare un inoculo, oppure meglio ancora sarebbe, se abbiamo avuto una grandinata, si fa subito un trattamento a base di propoli e il giorno dopo subito un altro trattamento a base di microrganismi per rinoculare la superficie fogliare di microrganismi che vanno a coprire, a fare l'effetto di autobus pieno e quindi far sì che i patogeni o malattie fungine o microrganismi meno che vogliamo meno nelle nostre colture non trovino spazio per poter infettare la pianta. Quindi ecco questa sempre alternata tra propoli e microrganismi, e poi anche qui non vedi in foto, però comunque ho utilizzato anche delle alghe, un estratto di alghe brune per aggiungere anche maggiormente altri microelementi e una maggiore nutrizione. E niente, faccio un miscuglio di questi preparati, che appunto alcuni sono autoprodotti, altri sono acquistati, e poi via, pompetta a spalla elettrica, e la mattina è bellissimo. È un bellissimo momento anche per iniziare la giornata il venerdì, generalmente lo faccio il venerdì, il fine settimana, il primo del fine settimana, la mattina presto, alle 5:30, così, 6. Senti solo il suono degli uccelli e la pompetta che va e a volte qualche podcast. Secondo te ha senso, o questi sono trattamenti magari più specifici per la prevenzione o per la prevenzione diciamo di alcuni problemi, però quando si fa fertirrigazione con regolarità, no? Anche lì mi richiamo una cosa che dice spesso Matteo, e che è anche fondamentale quando uno va a vedere la fisiologia della pianta, se uno vuole irrigare dall'alto, cosa che magari non so, nel tuo caso forse non fai, però se uno va a irrigare dall'alto sempre, irrigare con un'acqua qualsiasi può creare molti più problemi, se invece andiamo a fertirrigare ogni volta che irrighiamo dall'alto, sì, possiamo anche prevenire paradossalmente dei problemi. Qual è la tua esperienza? Cioè nel senso tu lo fai con la pompetta, perché secondo te il fatto di avere una goccia nebulizzata è più efficace, copre meglio la foglia, oppure semplicemente perché non hai l'opzione di fertilizzare dall'alto? Se ce l'avessi faresti quello invece che farlo a mano il trattamento o no? Beh, allora c'è da dire che facendo concimazioni fogliari con la pompetta a spalla utilizzi molto meno prodotto, vero. Ed è diciamo diverso che in una fertirrigazione, no? La fertirrigazione la utilizzo magari di più per macerati, per sì, prodotti che comunque posso farne in grandi quantità, macerato di consolida, di piante qualsiasi, certo, prodotti, sì, piante insomma, o ricette tipo più simili al Korea Natural Farming, no? Il fermented plant juice o insomma i preparati del Jadam che sono appunto fermentati di piante. Il problema è che ancora non ho a disposizione un Venturi e quindi non ho una forma semplice di distribuzione e di risucchio del macerato in fertirrigazione o per defogliare diciamo con gli sprinkler, e quindi un po' il limite è quello. È una cosa che vorrei implementare, e sicuramente combinata con le concimazioni fogliari e con una buona concimazione di fondo, secondo me è una combinata vincente. Però sì, 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 in base ai prodotti che si vogliono utilizzare, se sono autoprodotti o acquistati, chiaramente va un po' calcolato, sì, l'impatto, sì. Esatto, anche proprio per ridurre il costo. Queste le patate dopo il trattamento, immagino. Esatto, in effetti qua vedi che te l'ho mandato proprio perché
Allora dovrebbe avere una copertura omogenea della foglia e non presentare questo gocciolamento che magari vedi qua. Sì. Questo qua è già una, Sì. deve essere calibrata bene proprio anche la pompetta a spalla e il flusso, il getto o anche quanto tempo ci stai sopra la foglia, perché deve coprire bene la foglia ma non fare un effetto di lavamento. In realtà questo è più per i prodotti magari fitosanitari o per i prodotti, diciamo, rameici, quindi che non vuoi che il Per rame vada. evitare che vada nel suolo, sì. Poi l'altra Tu cosa usi fondamentale. umettanti come un sapone potassico, oppure fai solo quella combinazione che hai detto No, prima? generalmente no, vedo che comunque la zeolite già di per sé fa un Sì. buon effetto anche proprio di aggrappante nella foglia. Poi l'altra cosa fondamentale è che la maggior parte degli stomi sono nella pagina inferiore della foglia e quindi c'è da cercare proprio di, quando si va a fare le concimazioni foliari, di irrorare bene anche la pagina inferiore, appunto, cosa che non è Sì. semplice magari in una patata che è emersa da poco tempo, no? Quindi se no devi star lì chinato tutto il tempo. Però Una ecco, cosa interessante, scusa, vai. va bene, no, da ricordarci questa cosa qua, comunque l'effetto maggiore lo si ha irrorando la pagina inferiore della foglia. Una cosa interessante di quello che dicevi prima anche che spesso c'è questa attenzione un po' morbosa al periodo della giornata in cui si fa la concimazione fogliare. Più per chi usa anche prodotti sintetici o comunque non biologicamente attivi. Nel caso tu, per esempio, che stai usando già dei microrganismi come parte del trattamento, di solito la pianta viene stimolata ad aprire gli stomi dalla CO2 che producono già sulla foglia stessa i microrganismi. Quindi anche se la tempistica è un pochino sbagliata, un pochino più tardi o presto del previsto, in genere si nota che l'assorbimento è molto maggiore per il fatto che ci sono microrganismi nel trattamento rispetto a chi trattano con prodotto sintetico. Ah, vedi, non sapevo, ma è interessante sta cosa. Quindi diciamo è un motivo in più per usare tipo il supermagro piuttosto che una cosa comprata che non ha niente dentro, oppure di abbinarla sempre comunque a qualcosa di biologicamente attivo. Sì. E poi è funzionale anche perché con un trattamento unico fai un mix di Sì, più cose, insomma. cose. Fai una concimazione foliare, fai c'è un effetto anticrittogamico, tra virgolette, insomma, di prevenzione di malattie fungine. Ispessisci la foglia, insomma, dai, sì, e anche secondo me in qualche modo sviluppi quelle che sono le capacità della pianta di tirare fuori le proprie autodifese, no? La sostieni, è come un probiotico, è in qualche modo Sì. come dare un pre e un probiotico assieme e la pianta lo vedi, cioè anche i ragazzi che lavorano con me dicono, no, ma piante magari inchiodatissime, comunque anche qua ha fatto freddo, anche i pomodori così. E anche appunto i ragazzi che lavorano qua dicono: ma com'è possibile che crescano così? Cioè, effettivamente le concimazioni fogliari Sì, c'hanno una una marcia in più. pianta che sì, c'è una marcia in più. Sì, Tu sono d'accordo. aggiusti mai il pH dell'acqua che usi per, cioè, usi un acido, sia organico che no? Per aggiustare il pH oppure di solito usi l'acqua Per che questo momento no, perché non c'è un pH-metro che funziona bene, l'avevo preso anni hai? fa, ma non era professionale, quindi tendenzialmente dovrebbe essere un pH subacido, dovrebbe essere Subacido. 6, 4, 6, 8, dovrebbe essere il range ottimale di assimilazione, da quello che mi ricordo, di pH per via fogliare. Nel momento in cui prenderò nuovamente un pH-metro che funziona meglio, insomma, sì, chiaramente vai anche lì a rendere maggiormente disponibile la maggior parte degli elementi nutritivi, quindi una maggiore efficacia dei prodotti, del trattamento che stai facendo. Un altro tema di cui volevo parlare con te, visto che ho approfittato della Certo. tua disponibilità e generosità, che nel mandarci delle talee di batate o di patate dolci, era parlare un attimo del ciclo culturale di questa crop che è un pochino sottovalutata in Italia, invece all'estero è molto, molto amata, addirittura per motivi nutrizionali, spesso preferita alla patata stessa. Ci puoi parlare un pochino delle patate? Certo, ma prima di tutto dimmi come vanno le tue. Stanno andando Come bene adesso, si sono riprese dopo il viaggio che è stato traumatico per loro e hanno immagino. iniziato a strisciare. Quindi qualcuno è morta, l'abbiamo sostituita con qualcos'altro, però tipo sono molto soddisfatto di come si sono riprese. È perché appunto il fatto di, dopo sono arrivato un po' in ritardo anche di tue, quindi Sì. sì, diciamo che spedirle per posta express così o per sì, no, Corriere. non è il massimo, per corriere, esatto.
Però dai, ho visto che comunque dopo ripartono loro, sono piante fortissime, c'è proprio una vigoria poi impressionante. È una cultura molto molto interessante. Allora, Ipomea batata è una nipomeacea, quindi non è una solanacea come la patata, appartiene alla famiglia del convolvolo. E quindi lo si nota insomma nella sua vigoria, nella sua tenacità. È una cultura che può essere, che viene generalmente trapiantata o da piantina o da talea a radice nuda, non radicata come questa. Quindi si tende, se si ha piantina, si fa un trapianto classico, mentre se si ha la talea va gestita lasciandola in acqua, facendola radicare per qualche giorno. C'è tutta la gestione della pianta madre, che magari ne parliamo pure un'altra volta, insomma, che è già quella è una grande cosa, che io sinceramente non ho ancora fatto, ma l'agricoltore da cui vado a reperire le talee, lui è da anni che si porta avanti le sue piante madri e seleziona poi i tuberi per propagarsi le piante, e lui fa 2 ettari di patate, quindi Wow. ne mette giù un bel po'. Comunque, ecco, se si parte da talea non radicata, si fa appunto radicare in acqua, e a maggio, generalmente a metà maggio, si va a trapiantarle in un terreno che, diciamo, non deve essere troppo concimato, quindi è una cultura che non ama la concimazione azotata, anzi, bisogna stare molto attenti perché rischi di fare una grande vegetazione fogliare, ma non avere, diciamo, una buona produzione. Piuttosto deve essere un terreno, ecco, drenato bene, non deve essere fatta una rincalzatura come nelle patate, quindi non soffre del discorso della solanina o di diventare verdi, e comunque si sviluppano sottoterra, diciamo, proprio nell'area in cui noi andiamo a trapiantare la nostra talea. Si trapianta appunto a maggio. Ecco, come discorso di concimazione, forse un po' di potassio può aiutare se non abbiamo un terreno molto ricco in potassio, che può essere l'aggiunta di cenere o di un solfato di potassio. Un trapianto va fatto con un sesto di impianto, generalmente io lo faccio su aiola singola, monofila, in centro a 30-35 cm. È una pianta che può essere utilizzata molto bene anche per la consociazione con altre piante, ad esempio c'è chi l'ha provato in consociazione con melanzane e peperoni. Io quest'anno la sto provando nell'interfila del mais, quindi ho un campetto di mais in cui appunto tra una fila e l'altra, avendo una larghezza di 70 cm, ho messo una fila di patate, vediamo come andrà. Più che altro per il discorso di ombreggiamento, ma secondo me ce la fanno. Cos'altro dire? Ecco, è importante, diciamo, all'inizio starci un attimo dietro con l'acqua, perché chiaramente essendo una talea non radicata ha bisogno di sviluppare bene le radici. Nel momento in cui parte, poi lei le irrigazioni puoi farle veramente, veramente limitate. Ecco. Una irrigazione a settimana va già più che bene, con un apporto di qualche litro, ecco, a pianta. Una pianta comunque molto adattata a climi aridi, caldi, e ecco, l'utilizzano molto anche in Africa. Tra l'altro, appunto, lavorando con dei ragazzi centrafricani, loro mi dicevano che mangiano anche le foglie sono commestibili, le utilizzano al posto degli spinaci, cosa che pochi Wow. sanno. Sì, molto interessante. Ma Sì. del convolvolo no, però. C'è solo della batata. Sono tossiche, sì. Eh sì, infatti per questo pensavo non fossero. Sì, no, invece della batata americana, Interessante. sì, della batata si possono mangiare, ecco. Fanno questi preparati a base appunto di foglie, come una specie di salsetta, con le foglie. Ha un gusto simile allo spinacio. E, anche perché è una delle poche culture probabilmente che nel periodo caldo là da loro riesce a svilupparsi e Foglie, sì. avere delle foglie nel periodo più caldo. E poi l'altra cosa fondamentale è quella di ridurre al minimo il fatto che la pianta vada a produrre radici secondarie, quindi tendenzialmente se la lasciamo ferma durante tutto il ciclo, la pianta nei nodi tra un internodo e l'altro, se è a contatto col terreno,
produrrà delle radici secondarie e da lì vorrebbe produrre anche delle piccole batate che chiaramente andranno a togliere energia dalla pianta madre. E quindi si tende o a alzarle tendenzialmente con le mani o con un bastone, capovolgere da una parte all'altra della fila, e per far sì appunto che non riesca a attecchire queste radici secondarie. È una pianta che copre tantissimo, cioè è in grado anche, proprio visto in un terreno dove avevamo parecchia sorghetta, è stata in grado di soffocarla, di contenerla, perché è comunque una copertura impressionante. E poi niente, la raccolta viene fatta tra settembre e ottobre. È importante comunque raccogliere tutte quante le batate prima dell'arrivo di un periodo troppo umido e troppo fresco, perché comunque poi la conservazione ne viene compromessa poi, e quindi tra settembre e ottobre vanno raccolte. A differenza della patata, la pianta è ancora bella quando vai a raccogliere le patate, le si raccolgono più che altro quando si vede una pezzatura buona, discreta. E quindi è una pianta molto produttiva, ci sono alcune piante che ti danno anche 1,5 kg, 2 kg di patate, altre piante magari che si sviluppano qualche difficoltà, ecco, magari in più ne producono meno. E dopo la cosa interessante è che se stoccate bene sono in grado di durare tantissimo. Però il segreto è la temperatura, quindi vanno stoccate in luogo asciutto a 15 gradi. Quindi è la cosa fondamentale, a differenza delle patate e di altri ortaggi di conservare, sì, a temperature basse, queste qua andrebbero incassettate. Non come lavate, la zucca, diciamo, vuole una temperatura alta. Non lavate, quindi non vanno, cioè, magari raccogliere. Sì, sì, certo. In un momento in cui il terreno non è troppo bagnato, quindi non ci sia troppa terra, attaccate le patate, ma va sì in un luogo caldo, asciutto, tipo vicino a una fonte anche di calore, tipo, non so, la zona caldaia, oppure in una cantinetta, comunque un po', sì, che non vada mai sotto i 10 gradi. E due cose, una, le arancioni e le bianche, c'è una grande differenza? Allora, perché ho visto che la foglia è già diversa, no? Ah sì, sono cultivar diverse, lo sviluppo è simile, la produttività anche abbastanza simile, sono comunque cultivar selezionate con il tempo e in varie parti del mondo, ci sono anche le patate viola, ci sono diversi tipi, però no, come ciclo e come produttività si assomigliano, ecco, è proprio la morfologia poi della pianta che cambia, delle foglie, ma comunque sono cultivar differenti. Invece per quanto riguarda il mantenimento cioè se uno raccoglie le proprie patate e vuole invece che ricomprare le talee, autoprodursi le talee, quali sono? Perché mi dicevi che non è così semplice, no? Come sarebbe per No, altre. non è così semplice perché da quello che ho capito, appunto, io non l'ho mai fatto, ma sentendo l'esperienza di questo agricoltore, che lui ha più di 70 anni, quindi è da una vita che coltiva patate, praticamente è una pianta che parte molto molto lentamente, e quindi lui le piante madri e le piante per le talee le fa sottoserra. C'è una specifica che va a fare la semina dei bulbi. Quindi, da quello che ho capito, lui non le lascia in acqua, non le fa pregermogliare, così via, le semina direttamente nel terreno, ci fa, quindi ce la serra e poi ci fa un altro archetto, o con un tessuto o con un altro telo, insomma, plastico, per forzare un po' la temperatura. La pianta parte molto lentamente, quindi va un attimo curata bene il discorso di temperatura e epoca di semina. E poi nel momento in cui parte, lui va, e quindi proprio il problema è il fatto che germoglia molto lentamente. Ho capito. È quindi un po' come lo zenzero, forse, no? Va partito, bisogna partire molto presto, quando non c'è caldo, e quindi la difficoltà maggiore è quella, no? Esatto, magari quello in concomitanza magari di temperatura fresca, funghi, marciumi che magari possono far sì che comunque è un concentrato di zuccheri e di elementi nutritivi, no? E Però quindi poi uno tira fuori le talee dalla pianta madre semplicemente tagliandole. esatto, sì, semplicemente tagliando, già la pianta madre stessa tende a ramificarsi e fare comunque vari fusti, vari germogli,
e quindi da lì poi si procede a tagliare già con una parte di radichetta che puoi mettere poi in acqua. Ma anche se non c'è la radichetta, poi nell'arco di pochi Dovrebbe giorni radicare. è in grado di radicare, di buttare fuori le radici dal fusto, sì. È una pianta Ok. interessantissima, anche proprio Molto interessante. nei sistemi agroforestali come strato basso, di Sì. copertura, comunque produttiva, comunque buona, appunto apprezzata anche dai clienti, la si può vendere a un buon prezzo. La può utilizzare anche magari chi è diabetico perché comunque non Sì. ha glucosio, saccarosio, comunque zuccheri, sì, sono zuccheri compatibili anche a persone che hanno diabete, da quello che so, e quindi no, no, molto molto interessante. Anche Il per la struttura del suolo, secondo sì, poi fra l'altro è buonissima, quindi Fritta il poi, se l'hai provata, la batata no, fritta. fritta no, al forno sì, ma è Ma buona? Adesso la devo provare. assaggiala, assaggiala perché con un po' Non di vedo l'ora. contrasto dolce-salato che secondo me Sì. è patire. Ci volgiamo alla conclusione, come dicono quelli che Vai. fanno i podcast di professione. Volevo parlare un attimo di questa meravigliosa realtà con cui ho parlato già, di cui ho già parlato con Dimitri un pochino, quindi giusto brevemente. Avete festeggiato un anniversario importante da poco, il collettivo Rizosfera. Io ripeto sempre che un punto di riferimento importante lo è stato per noi che veniamo da un paese diverso, ci siamo trasferiti da poco in Italia. Il sapere che esista una realtà così che fa sia divulgazione che formazione che rete è importantissimo, cioè cambia davvero, ti cambia la vita. Però anche tantissimo, ho notato, no? Tantissime persone che entrano in contatto con noi, vi conoscono tramite la divulgazione che fate su internet, sui social o sono stati ai vostri corsi. Ci vuoi dire qualcosa su questa avventura, diciamo? È una bellissima avventura, quello sì. È nato tutto proprio prima di tutto per un'amicizia con Federico e Andrea. Praticamente un po' la storia è questa. Era pieno lockdown, piena zona rossa durante il Covid. Io e Federico e Andrea eravamo in contatto tra di noi, insomma, sì. Scambiarci informazioni e tenerci un po' sul morale anche in quel momento così, così buio, e c'avevamo proprio voglia di organizzare un corso, di ritrovarci, di stare insieme, di far formazione, ecco, c'avevamo proprio la necessità di fare questo. E quindi abbiamo organizzato il primo corso, che non eravamo ancora collettivo Rizosfera, ma un gruppo informale, che è stato in profondità nel suolo, che è stato molto molto interessante. Appunto con un docente universitario che è Andrea Squartini, quindi sul discorso microbiologia del suolo, con Andrea Fasolo sul discorso cover crop sovesci, copertura del suolo, e con Matteo Mazzola per la ciliegina sulla torta, insomma, per rivoluzionare tutto quello che era stato detto prima. Quindi ecco, siamo riusciti a organizzare questo corso in pieno lockdown, comunque trovando le strategie per poterlo fare il più possibile all'interno delle norme vigenti, seppur assurde anche, ma non parliamo di questo. Siamo riusciti a organizzarlo, a farlo, ed è stato un momento di grande carica, di bellissimo, proprio bello, bello, bello. E da lì con Federico e Andrea Metolo, e c'era anche Isabella e Dimitri come partecipanti del corso, e ha detto: beh, caspita, siamo riusciti a farlo in pieno lockdown, vuoi dirmi che non riusciamo a riproporre qualche altro momento formativo per noi e per altre persone anche in un altro momento, appunto poi quando la situazione è migliorata. E quindi abbiamo coinvolto anche Isabella e Dimitri, che conoscevamo già, ci eravamo già incrociati varie volte, sia io che Andrea che Federico li conoscevamo anche proprio direttamente, andando a visitare la loro realtà e sapendo le loro professionalità. E quindi è stato proprio, diciamo, integrante anche questo. E poi l'altra persona fondamentale del gruppo. Beh, oltre a Francesca, che è la mia compagna, insomma, che mi supporta in questo e aver anche apportato all'interno del collettivo tutto il discorso anche di yoga, quindi anche durante i corsi che proponiamo, c'è anche questa cosa del yoga for farmers o farmers yoga, e quindi di riuscire a dare un'attenzione
come dire, un punto di osservazione anche del corpo come primo strumento di efficacia per lavorare bene e preservarsi anche l'organismo e la mente in qualche modo. E quindi oltre a Francesca, la mia compagna, è Valentino, che è l'altro amico storico, insomma ci conosciamo da quando avevamo 15-16 anni, che eravamo entrambi appassionati di skateboard. E dopo lui si è dato molto al parkour, ha anche creato insomma un sacco di cose negli anni, si è appassionato di video e quindi un po' tutta quanta questa cosa che era nata ancora a suo tempo prima con i video che facevamo con Entroterra e grazie a Valentino le sue competenze anche le sue capacità di videomaker ma poi anche di riuscire ad avere comunque molte conoscenze, aver fatto tante esperienze nella sua vita che è in grado di legare poi anche la nostra passione agricola e di concretizzarla in questo caso in un APS che abbiamo fondato un anno fa l'APS, ma come gruppo informale appunto abbiamo appena festeggiato 2 anni. E quindi ecco, ognuno di noi ha un compito, come dire, non assegnato, ma fondamentale all'interno del collettivo. Ed è bello perché comunque è una cosa molto spontanea, è nata da un'amicizia, da una volontà di fare formazione per noi e di poter proporre formazione anche per altre persone. Quindi noi siamo i primi, cioè organizziamo i corsi perché vorremmo noi per primi partecipare a un corso del genere, quindi soprattutto li organizziamo perché sono tematiche che stanno a cuore a noi, quindi dall'agroecologia a 360 gradi, l'orticoltura. Market garden, agricoltura rigenerativa, abbiamo appena fatto anche un corso di ornitologia, quindi spaziamo molto, no? Quello che è anche l'interazione uomo-natura, ecosistema, creazione di habitat, molto molto entusiasmante. È una bella sfida perché comunque ci stiamo dietro tanto e ci dedichiamo tanto tempo anche chiaramente extra realtà agricola che ognuno di noi ha, però la cosa anche fondamentale è che quello che proponiamo è frutto di esperienza che mettiamo in pratica nei nostri terreni, nei nostri campi, nelle nostre realtà e quindi non è un'esperienza che leggiamo da un libro e riproponiamo così, ma magari prendiamo ispirazione da formazione e libri che leggiamo di qua e di là e poi applichiamo, sviluppiamo, ricerchiamo, documentiamo e in qualche modo poi proponiamo anche, no? E quindi è importante questa cosa qua che non sia una formazione per far formazione teorica, ma che sia comunque esperienziale. Quindi ecco, è una delle cose che mi appaga tantissimo ecco, nella mia vita, questo gruppo di amici e tutte le persone che abbiamo conosciuto poi nei corsi, adesso non so neanche quanti corsi abbiamo fatto nell'arco di un paio d'anni, ma sono veramente tanti. E poi tutte le belle persone che abbiamo appunto conosciuto, incrociato, e ogni persona è come un rimando, no? Riporta comunque qualcosa a me personalmente, a noi come gruppo, un legnetto al fuoco, no? Alla fiamma che c'è. E quindi è veramente bello. Sono molto, molto felice di quello che stiamo portando avanti. Nel periodo estivo, chiaramente, siamo un po' più tranquilli. Perché siamo più assorti dagli impegni in campagna, ma poi con l'autunno, già adesso in realtà stiamo progettando Un vari sacco per di cose. l'autunno, tra l'altro anche con te, piccolo spoiler, Lo ma spoiler. cosa? No, dico che da parte mia spero di interpretare anche chi ci ascolta, e cioè, c'è tanta gratitudine per il lavoro che state facendo, perché comunque tipo, comporta, come hai detto tu, anche dei sacrifici del lavoro, dell'organizzazione, però il beneficio che ne traiamo noi che siamo consumatori di tutti i vostri output è immenso, quindi spero che questo basti a motivarvi a continuare. Grazie. Beh, è reciproca la cosa, veramente. Anche noi tutti quanti del collettivo siamo molto grati di quello che stai portando avanti te, della formazione che anche te stai facendo, della divulgazione che stai facendo. Quindi a noi piace pensare, ci piace sognare che ci siano tanti collettivi o tante persone che agiscono collettivamente in varie parti d'Italia e del mondo per poi creare reti sempre più forti, sempre più solide.
e avere sempre più risposte a quello che è un migliore approccio contestualizzato a quello che stiamo andando incontro di annate, di cambiamento climatico, di pressioni anche politiche che stiamo vivendo negli anni, sempre più una risposta da parte dal basso, no? degli agricoltori, di creare rete, di dare risposte, di portare luce e di avere, insomma, tra virgolette, un colpo in canna da poter avere per risolvere un problema, una necessità, o anche semplicemente per fare rete, creare rete ed essere più forti, più resilienti come cittadini, ma come agricoltori. Una cosa che mi viene in mente, ne parleremo magari, c'è un altro spoiler con qualcuno che intervisterò in futuro, è che c'è questa esigenza un pochino parzialmente espressa di organizzarci per anche avere una voce comune, no, come agricoltore di piccola scala. E dal mio punto di vista, vedendo quello che avete fatto voi, il modo più naturale in cui questa domanda potrebbe trovare una risposta è se ci fossero, appunto, come hai detto tu, tanti collettivi, e l'unica azione da fare per rendere questa voce ascoltata è federarli. Il problema è che non esistono, a parte la vostra realtà, però sarebbe forse il modo più organico di arrivare a organizzare un movimento, invece che farlo un pochino sulla carta, no? a tavolino, che è più difficile. È anche più funzionale, perché effettivamente noi l'abbiamo, cioè il fatto che il collettivo funziona è che siamo vicini fisicamente, tra virgolette, certo. Nel senso che è anche, ci siamo trovati appunto da Andrea, che ha un'azienda agricola verso Romano del Velino, quindi sia io che Isabella Dimitri che Federico, per raggiungerlo è un'ora di macchina, neanche, ecco, quindi è funzionale il fatto che siamo comunque appartenenti a una regione, che non è assolutamente per essere indipendenti, ma fa la differenza, anzi, ma perché comunque ci accomuna comunque la condizione climatica, tra virgolette, o comunque in cui facciamo parte di un territorio, seppur Isabella Dimitri e Federico e Elisa sono dalla montagna alla pianura, comunque la vicinanza, poi anche per ritrovarsi, per darsi una mano, spesso e volentieri è successo anche appunto il fatto che o Isabella Dimitri o Andrea sono cadute delle serre, andiamo e ci diamo anche una mano, quindi anche un gruppo di mutuo aiuto, no? Di autoaiuto, mm-hmm. E potersi dare forza in un momento in cui qualcosa di difficile da affrontare avviene, quindi unendosi c'è una marcia in più, una carica in più, quindi non è soltanto sulla carta, ma è anche proprio funzionale di supporto, ecco, tra di noi, e quindi proprio per questo sarebbe bello che ci siano tanti piccoli e grandi, ma come lo è il biodistretto, come lo è appunto varie altre realtà a livello, insomma, di rete di imprese, in cui si associano, ci si dà una mano e si risponde assieme a delle esigenze, ecco, o dei bisogni. Quindi, arriva il momento della domanda, scusami, vai, stai dicendo. Si sa che sorgano molti altri gruppi di agricoltori che si uniscono e ci potranno mettere in relazione, creare connessioni ancora più forti, più profonde. Arriva un momento di una domanda che faccio sempre. Un personaggio del presente, un personaggio del passato, che sono per te fonte di ispirazione o di insegnamento, o che vuoi condividere comunque con chi ci ascolta. Io ho messo, stavolta li sto quasi finendo davanti all'episodio fatto, cioè Ian Tolley sulla sinistra, un farmer inglese che ha avuto un impatto molto grande sul movimento biologico, di agricoltura biologica, e sulla destra Jack Kerouac della Beat Generation, che ha avuto un impatto molto grande sulla mia vita. Quali sono due personaggi per te che hanno avuto un impatto grande? Beh, ce ne sarebbero vari da dire. Del passato sicuramente ti potrei dire due, restando in tema agricolo, per non portarci a qualcosa di più di militanza politica. Senti, ti libero di farlo se vuoi. No, vai, stiamo sull'agricolo. Ma. Sicuramente Albert Howard e William Albrecht, due, insomma, un botanico e un chimico del suolo, che sono stati, insomma, padri in qualche modo, fondatori dell'agricoltura biologica ancora inizio Novecento, completamente in controtendenza rispetto a quello che stava andando l'agricoltura di quel tempo.
c'è una forte pressione di l'inizio dell'impiego di prodotti di sintesi, eccetera, eccetera. E quindi ecco, grandi fonti di ispirazione per quanto riguarda la visione pionieristica e di controtendenza con cui stanno andando. Quindi sicuramente da citare, grandi. E poi ha scritto un sacco di cose, cioè Albrecht, non so quanti testi, pubblicazioni. Sì, un miliardo di volumi. Un libro sul calcio, cioè non il calcio, il football, ma il calcio. Sì, il calcio, l'elemento. Nelle piante. Quindi... Che poi dobbiamo a una sola persona il fatto che tutte quelle cose non siano state perdute, no? A quel, al direttore di Acres USA. Esatto. Che... È incredibile, no? Come era tutto vicinissimo a essere completamente perso. Mamma mia, sì. E anche Albert Agon, insomma, oltre che per le sue citazioni e le quote, di cui anche noi del collettivo ne abbiamo preso in prestito una, ma insomma, grande botanico e studioso della natura, delle piante, degli ecosistemi, quindi grandi padri loro del movimento dell'agricoltura, come piace a noi. E una figura di riferimento di oggigiorno, visto che è anche un tema attualissimo, piacerebbe portare ecco, Vandana Shiva, grandissima attivista indiana, che è molto molto attiva sul tema salvaguardia della biodiversità, dei semi riproducibili, e quindi di una, in qualche modo di un contrasto, ecco, di un movimento anche forte di contrasto contro gli OGM, tema attualissimo proprio visto il decreto siccità che è passato in questi giorni e l'abrogazione, insomma, la possibilità che c'è con questo nuovo decreto di sperimentare le nuove tecniche di evoluzione assistita anche nel territorio italiano, quindi le cosiddette TEA. E quindi ecco, sicuramente un attivista dal cuore grande e dal grande coraggio, anche, mi viene da dire. Quindi sì, una situazione anche in Italia non rose, ecco, non semplice in questi giorni, e quindi invito anche chi ci ascolta di informarsi, di sensibilizzarsi a riguardo, di documentarsi e seguire le realtà, gli attivisti, insomma, in Italia che stanno dicendo qualcosa a riguardo, che purtroppo è passato tutto quanto un po' in sordina e appunto in forma molto subdola anche. E quindi non so, mi viene in mente Crocevia tra le varie, insomma, della coalizione no GM in Italia, ed è assurdo perché in Italia sempre, cioè, si è fatto un referendum anni fa in cui ci si è schierati pubblicamente contro l'introduzione e l'utilizzo di OGM, eppure questo qua è passato così, proprio in quel posto. E quindi ecco, c'è una forma di... Mi piaceva poter condividere questo e di ringraziarti anche per poter dar voce a quelle che sono anche problematiche o situazioni non sempre così semplici e rose da affrontare, ma ecco, c'è da informarsi tanto. Grazie per aver portato questa testimonianza, è una cosa che sicuramente è passata in sordina alla grande, e non è la prima volta purtroppo che un referendum viene disatteso, quindi... È importante che noi singolarmente, no, ci attiviamo per informarci e scopriamo cose che possiamo fare, no? Che non, certo, è scontato. Sicuramente creare rete e sicuramente anche poi sostenere tutte quelle realtà che lavorano bene e tutte quelle case delle sementi, quei movimenti, insomma, di salvaguardia della biodiversità che hanno sempre lavorato per la tutela appunto della biodiversità e far sì che non siano... 4-5 multinazionali che detengano il patrimonio genetico del pianeta, ma che sia suddivisa e sia propagata dai contadini, dagli agricoltori, per gli agricoltori, e che sia fruibile a disposizione di tutti e per sempre, insomma. Banalmente una cosa che mi viene in mente, anche se è un pochino, diciamo, una strategia a lungo termine, non una che agisce sull'immediato di questa istanza, di questo problema, è una cosa che spesso dicono quando qualcuno si vuole approcciare a questo mondo: abbiamo bisogno di persone che producono semi, cioè producono semi, ne abbiamo già parlato in passato. Certo.
anche più su piccola scala, senza delegarlo a grandi aziende sementiere, perché il passaggio intermedio, quello verso la corporatizzazione e la globalizzazione del mercato sementiero, il fatto di fare economia di scala, di pensare a qualcuno che lo fa su scala nazionale. In tanti paesi ancora ci sono invece realtà sementiere che sono molto piccole, localizzate, bioregionali, che fanno semi non ibridi, quindi si schierano anche contro l'F1. Cioè sono piccole realtà che poi fanno da ispirazione, ma soprattutto sono un esempio. Poi i giovani possono andare a imparare come si fa un'azienda sementiera da zero, sì. Partendo da una coppia in un campo da 3 ettari, che senza dover pensare a un apparato gigantesco. Quindi certo, ci vuole anche quell'elemento forse, no, di ricambio generazionale e di riportarlo, come abbiamo fatto noi, tra virgolette, col market gardening, no? Riportare l'agricoltura a una dimensione più approcciabile, farlo anche per la produzione di semi. Insieme, sì. Sì, sì, che è un tema che abbiamo anche affrontato quando ci siamo ritrovati al Farm Hub, ma appunto Massimo anche Raimondi ne ha parlato, sì. Guardo, e quindi è un lavoro, c'è molto molto da imparare anche di come poter propagare semi, come farlo di forma professionale, di essendo riproducibili, come poterli riprodurre, nello stesso tempo anche dedicarsi interamente a questo. Una volta in realtà ogni agricoltore lo faceva, no? Ogni agricoltore magari, certo, portava avanti quella varietà o quelle varietà che meglio si adattavano al clima, poi ci si scambiava i semi, quindi anche puntuale poi a creare rete. Sì, è proprio un approccio molto agroecologico quello che si faceva una volta, di questa salvaguardia dei semi e condivisione del patrimonio genetico, cosa e che anche negli ultimi anni è venuto a meno, proprio per dover comunque avere prodotti nello scaffale che siano perfetti. Non so, mi viene in mente anche il classico zucchino che deve avere la forma perfetta, se no che cos'è sta roba, è una roba strana, uno zucchino che non si può vedere, che non si può vendere. E quindi l'omogeneità, no? Gli F1 che non sono OGM comunque, hanno portato a una standardizzazione di prodotto a discapito a volte magari di qualità del prodotto, di buccia fina del pomodoro, di qualità organolettiche o nutritive dell'ortaggio o del cereale. Quindi noi abbiamo un ruolo di ponte. Tu parlavi dello zucchino, proprio in questi giorni c'era stato uno scambio con alcuni agricoltori qui toscani, abbiamo un gruppo WhatsApp, versione toscana di quello nazionale, e qualcuno ha postato una foto di alcune zucchine che secondo loro erano difficili da vendere, nonostante fossero ancora comunque piccole, avessero il filo attaccato. Cioè a me fa sempre riflettere il fatto che il nostro ruolo ha anche una parte di informazione, di formazione del cliente. Cioè non possiamo inseguire, sì, esatto, non possiamo seguire la voglia del cliente, che spesso è dettata da una moda che è pilotata da qualcosa di molto grande, ma dobbiamo allo stesso tempo resistere a certe tendenze. Cioè la tentazione di fare quello che fa molto meglio di noi Amazon, di andare dietro al desiderio del cliente in maniera spudorata, diciamo, sì, danneggia noi stessi, no? Io mi ricordo quando insegnavo c'era questa ricerca che veniva sempre citata, che i ragazzini di oggi non stanno attenti più di 3 minuti, no? Quindi non devi mai fare un'attività che duri più di 3 minuti. Però il problema è che se vai incontro a quell'esigenza moderna, chiamiamola così, non fai che assecondarla, e l'anno prossimo diventeranno 2, poi diventerà 1. C'è anche il nostro compito, quello di respingere, cioè di resistere il cambiamento quando non lo consideriamo salutare. E quindi noi siamo un po' da ponte fra il consumatore, fra virgolette, e queste tendenze, sia essa sugli ibridi, sugli OGM, sulla forma dello zucchino. E non ci dobbiamo dimenticare, no? Cioè, faccio un'autocritica del fatto che prima ancora di essere produttori che vendono, siamo anche gli intermediari, di questa catena alimentare, no? Abbiamo un ruolo importantissimo in questo, eh. Abbiamo una possibilità che ci viene data dal nostro lavoro anche, di portare una consapevolezza, portare luce e anche educazione, e allo stesso tempo essere un po' come dei fulcri di dinamizzatori, no? Sì, poi noi che facciamo vendita diretta siamo il primo punto di contatto fra l'ecosistema, diciamo, cioè fra la terra e la persona che compra da noi, quindi non possiamo esimerci da questo ruolo, no? Come dici tu, siamo un fulcro.
Vabbè, sono consapevole del fatto che questa probabilmente sarà la più lunga intervista del podcast, quindi cerco di stringere verso la fine. Una cosa che ti volevo chiedere è: qual è il tuo attrezzo preferito e qual è il tuo ammendante preferito? Allora, attrezzo preferito direi le mani. Vabbè, non vale. Non vale come attrezzo? Non vale come attrezzo. Non vale come quello attrezzo. Preferito da tutti. Allora direi il ciclo coltivatore, la Wheel Hoe. Okay. Quello quando il terreno è in tempra, ma bello. Vabbè, la soddisfazione. La va meditativa, vai lì, sarchiare. Ma con la parte oscillante dietro o con la barra dritta? Poi io utilizzo la barra T, la barra T classica, bella affilata, e per i camminamenti c'è proprio da dire che è soddisfacente. Poi appunto noi non utilizziamo in questo momento cippato nei camminamenti perché non abbiamo a disposizione tantissimo e quindi teniamo i camminamenti nudi e qui sì, scoperti, anche se chiaramente sarebbe molto meglio riuscire a coprirli in qualche modo, però in questo momento no, non ce li abbiamo così e quindi il fatto di sarchiarli sì, è una cosa che si fa diciamo, con regolarità nella stagione, però appunto avere un attrezzo che lo... ti rende questa cosa più efficiente e funziona bene. Poi c'è anche quello a doppia ruota, che va proprio sulla fila, sì, che utilizziamo magari finché la coltura è piccola o su fagioli, fagiolini, per incalzare anche le patate, sempre quello a ruota singola. Non è un attrezzo davvero... All'inizio devi fare un attimo un po' il muscolo giusto, la mano, però non è un discorso di andare troppo in profondità o di... arrancare troppo la terra, ma è proprio la giusta quantità di sforzo e il risultato del movimento. E quindi anche qua ritornano al il discorso dello yoga e di l'efficientizzazione, come si dice, l'efficacia del movimento, dei muscoli che utilizzi. Ammendante preferito? Sicuramente un bel compost di quelli vivi, di quelli attivi, di quelli ricchi in micro macro organismi. Per chiudere ti volevo chiedere qual è quella cosa che ti fa, quando ti svegli la mattina, ti motiva, ti dà la motivazione di fare quello che fai, sia esso nella vita in generale oppure proprio in campo, cioè qual è quella cosa che ci vuoi lasciare come messaggio, come testimonianza, questo è quello che mi motiva a fare questo lavoro. Beh, le cose sono tante e cambiano anche nel tempo, nel senso che sicuramente, ecco, non farei un altro, io non considero neanche il lavoro, nel senso, ho avuto la fortuna di poter fare quello che mi piace anche in dei contesti in cui comunque a fine mese percepisco uno stipendio fisso che non è da tutti gli agricoltori, e lo so, è una grande fortuna. E pensate, adesso ho un contratto da metalmeccanico, cioè praticamente faccio orticoltura e produco ortaggi e seguo la parte agricola di un progetto, ma ho un contratto da metalmeccanico, cosa non comune appunto, oppure prima quando lavoravo con una cooperativa sociale c'ho un contratto da educatore o prima ancora insomma da agricoltore. Comunque ecco, sicuramente è fare quello che la motivazione grande che mi muove da dentro è la connessione con la terra che si diceva prima, produrre cibo, saper comunque il cibo che sto producendo lo mangio io, lo mangia mia figlia, mia moglie, la mia compagna, insomma non siamo sposati ma è venuto pure moglie, la mia compagna, quindi ecco, produrre del cibo che sia genuino, prendersi cura in qualche modo anche essere custodi del suolo, di un territorio, di un paesaggio, quindi mi ritorna spesso anche questi proverbi, no, dei nativi americani, che la terra non la, come dire, non la prendiamo, non la ereditiamo dai nostri avi, ma la prendiamo in prestito dai nostri figli, no, in qualche modo. Quindi, molto bello. Prenderci cura del suolo, della fertilità del suolo, in primis, ma poi di un territorio, di un paesaggio, di una comunità di persone, e quindi essere integranti nell'ecosistema, questa è una cosa che mi muove tanto. E poi chiaramente anche adesso negli ultimi anni, quando è nata nostra figlia sicuramente è una grandissima carica, una grandissima motivazione e fonte di ispirazione anche per creare qualcosa
che possa percepire io qualcosa che vada verso un miglioramento, ecco, una realtà che possa essere migliorativa anche per lei, per le generazioni dopo di noi e per il contesto di cui facciamo parte, quindi quello sicuramente è una grande cosa. Va bene, ti ringrazio tantissimo Enrico, è stato una conversazione strepitosa dal mio punto di vista. Poi ti porto la testimonianza, oltre che mia, di persone con cui ho parlato in passato, e ti devo ringraziare perché l'attitudine alla comunicazione che hai tu all'interno delle cose che hai fatto, sia i video su YouTube, sia i vari corsi e le varie condivisioni su YouTube, cioè tramite il collettivo, diciamo di arricchimento e di gioia soprattutto, che non è scontato essere positivi, essere costruttivi quando nel nostro mestiere ogni giorno c'è un problema da risolvere, ogni giorno c'è una difficoltà non prevista, e quindi ne abbiamo tutti tanto bisogno di questo approccio iperpositivo e ottimista. Quindi ti ringrazio per questo, oltre che delle 4 ore che mi hai dedicato, non so, 3 ore è qualcosa che mi hai dedicato, quindi ti ringrazio tantissimo di cuore. Grazie, ci sentiamo Dario. Presto. Grazie a te di tutto quello che stai facendo, delle belle parole, e c'è tanto da fare, quindi l'ottimismo, non per essere idealisti, ma perché è una carica in più, insomma, a me aiuta, ecco, vedere il bicchiere mezzo pieno, quindi aiuta ad affrontare le cose. E si propaga su tutti quelli che interagiscono con te, quindi questa è la cosa più egoisticamente più importante. Grazie Enrico. Io non vediamo l'ora di vederti di persona da queste parti, e grazie a te per tutto quello che stai facendo, è veramente l'ispirazione e l'espirazione si contagia, e quindi è bello sapere che siamo in qualche modo collegati, connessi in questo percorso della nostra vita. E c'è uno scambio continuo alla fine, questo come nell'ecosistema in grande. Esatto. Grazie ancora, Enrico. Grazie.